portare l'acqua. Dove? Sì. Mamma, ti aiuto io. Ok. Eccomi, adesso mi dovreste vedere. Oh, non lo so se... Niente, la qualità oggi non me l'ho... Ah, me l'hanno ridata la qualità adesso. Ci sto. E c'è anche la qualità sulla configurazione. Non so che cavolo gli è preso prima. Infatti a me serve mettermela bassa a me, così posso monitorarvi. Adesso cambio pure il gioco. Ho deciso di fare un altro giochino carino. Ne volevo fare uno. Devo fare un altro per cambiare, solo che il PC mi è morto nel frattempo e non ce l'ha fatta. Quindi vabbè, modifico da qua. No, dai, tanto. Ci sto. Mentre i bambini mi stanno distruggendo il tavolo dall'altra parte, ma non fa niente. Devo cambiare il titolo nella live. Aiuto! Da dashboard mi devo beccare. Che mi racconti, Danta? Le pubblicità non laggano mai, chissà perché. Io metto bene. Volevo fare Half-Life 2, volevo fare. E ho detto, vabbè, è un gioco vecchio, il PC è relativamente nuovo. Dovrebbe reggere, no? Sì, è comparsa perché ho dovuto riavviare la trasmissione, ho dovuto staccare e riattaccare. Invece oggi facciamo un altro giochino, pazienza. Magari domani mi faccio un po' di Skyrim, così passa il tempo. Domani pomeriggio. Allora, come scriviamo qua? Sto aggiornando il titolo della live. Gioca? No, questo Broken Sword l'abbiamo finito. Perché non c'è? Ma io cambio acqua. Tu. No, è impossibile che non c'è questo gioco sulla lista. Tu l'acqua un po' qui. Ok. Mamma. È impossibile. Acqua, detenderla. Ok. No, il nome è quello. Stai attento, Gio. Alice, gliela cambi l'acqua per favore? Sì, la LucasArts è fallita. Cioè, oddio, è stata... ha avuto una storia strana la Lucas. Guarda, io il gioco, che devo fare? Io lo metto. Niente, non io lo metto il gioco. Lo schivo qua, Day of the Tentacle, basta. Aggiorna, via. Sì, è stata acquisita dalla Disney? La Lucas, purtroppo. L'ho fatto... Inglobata. Ok, il titolo l'ho sistemato. Ma perché questo non l'ho tolto? Il gioco spero che l'ha tolto. Sotto. Pare di sì. Green Fandango, ti piace? Quello è tosto, Green Fandango, eh? Sinceramente a me non piace come... come hanno fatto i comandi di Green Fandango, perché devi usarlo con la tastiera, mamma. Era un po'... Era solo quello che mi dava fastidio. Questo è il tuo. Qua è il mio. Pare che ci sono. Guarda
mio, quello è tuo, quello è mio, quello è mio, quello è mio. Ok, niente gioco, giusto? Perfetto. No, perché già l'ho cercato, ma... Come gioco? Non lo trovo. Tu hai fatto questo, questi due... Non me lo trovo il gioco. Senti, mo me ne frego. Lo lascio così, basta che non è sbagliato, cioè non voglio metterci un gioco sbagliato. Mette niente gioco e via. Come titolo però è corretto. Sì. Ok. Oh, boh, ora faccio partire questa scena di gioco qui. Perché non l'avevo preparata quella, la scena di gioco per quell'altro. Però un attimo, un attimo. Faccio due cose, due passaggi. Sì, è vero, è narrativamente profondo. È vero, è vero. Sì, sono d'accordo, però come gameplay a me mi scocciava parecchio. Ta-da! Uso questa schermata qui, con io che sono dentro al P-Boy. Ci saranno i sottotitoli? Sì, ci sono i sottotitoli. Buono, buono. I'm thirsty. I don't think you should drink that. I don't think you should drink that. Sto giocando, vedi? Visto? Aia! Niente, è arrivato il figlio. Ma dove sei tu, papà? Like I could. Dove sei tu, papà? E in questo gioco ho imparato a fare. Dove sei tu? Qua sono, non ci sono ancora. Prenditi una sedia. Take on the world! Aiuto! Aiuto! La cuffia! No! Niente, una live rovinata dai bimbi. Non solo dal PC che non reggeva prima. Sì, tipo, Filippo, dimmi un po'. Il tuo amico Bernard. Ah, forse l'audio è forte del gioco, vero? Abbasso un po'. Chi sei tu? Tu sei questo. No, è la torta. Ok. È la torta lì. Dipende da chi l'hai chiesto. Ah, sì, aspetta, ho capito male, Filippo. Conosco altri, anche altri a cui il gameplay non è piaciuto, ok. Io ho capito un'altra cosa. Ah, ok, colleghi. Dove ti hai, Alice? Una cuffia. Pure io. Ma dico, questo giochino il PC mi regge, sta al 70% di CPU. Devo comprarmi un PC nuovo. Ehi, Gio, non mi morire qua. Non ti sto morendo, sto facendo la torta. Ma la macchina va più veloce. Già. Dove tu sei da loro? Sì. Quelli chi sono, quelli là? Boh. Quanto è bella la intro di questo gioco, è fantastica. È fan
Ma dagli lo sciroppo apposta di stream. Ma lo sai che no, le medicine se le sta prendendo tanto, eh. Ho voglia, 4-5 giorni che lo curiamo. Dai, papà. Come stai? Di febbre? No, a posto. Febbre non ce n'è più. Aia, che c'è, Ali? Aia, l'orecchia. La ricche. No, no, gli occhiali tieni, Alice. No. Come no? Ti servono. Che è successo, Gio? La lotta! A che cosa? Quando la macchina si è rotta! Come mai che ha fatto? Guarda, la mucca! La mucca! Un albero ha sbattuto. Mannaggia, che c'è Dante? Che c'è? Ah, dici per... lo so, sono piccone non mio. Bello. Ma dove sei tu, papà? Qua, io sono questo qua con gli occhiali, guarda. Sono questo qui con gli occhiali. Questo? Sì, sì, sono quello. Allora, perché qua c'è questo? Quelli sotto ci fanno compagnia, quelli... Cioè, quello è Guybrush Threepwood che stanno sotto. Quelli! Non dico quelli che ti scrivono. Dico questi. Sì, 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 lo so, sono detto risposta, amore, quelli là. No. Li ho messi io, sono fissi quelli. Dove si trova il laboratorio segreto? Ed eccoci qua nel giochino. Allora, vediamo se un attimo regge bene queste visual, perché non l'ho testata, mi dispiace, perché è stato tutto così... è tutto un po' improvviso, volevo fare l'altro giochino che avevo preparato la schermatina. Allora, questo potrei fare una cosa. Questo è il gioco. Ok, c'ho un paio di pixel qua, li potrei sfruttare. Ok. Vabbè, lì c'è scritto chiudi, ma anche se resta così non fa niente. Ok, freghiamocene, giochiamo, dai. Cammina verso. Quindi qui ci abbiamo un foglio pubblicitario che io mi prenderei subito. Non è un affermamento locale. Raccoglielo subito. Eccolo. Brutto e nerd e il mio figo è palestrato. Insegna a questi figli. Questo non si può prendere, lo sai. È menta piperita, la mia favorita. Se io provo a raccogliere questo, non si stacca dal pavimento, guarda. Incollata al pavimento. Come anche questa cosa, questo qua sopra. Questo che cos'è? È un vomito finto. Come ha fatto quello ad arrivare lassù? Devo scappare, nutrirmi, pianzare, presto farai buona live. Ok, Filippo, ti ringrazio tanto per essere passato. Un grosso bacio e abbraccio. Dante, come lo senti tu l'audio della live? Come va? Papà delle tale. Vado nelle scale. No, Ughi sta indagando là sopra. Facciamo, raccogliamo questo soldino qua. E invece come fa? Apri la porta. Oh, cosa abbiamo qui? Una telecamera. E il quadro. Sembra il dottor Fred con la parrucca affascinante in un certo modo. Ma dai, prendi. Sono felice di aver accettato le sue calvizie. Prendilo allora. E io prendo questo. Beh. Il libretto bancario svizzero. Vai, raccogli subito, questo è utile. Guardalo qua. Il dottor Fred non ha un centesimo. Non è utile allora. Allora prendi... Apriamo il cassetto, apriamo il cassetto. Cosa c'è qui? Il bubù non c'è più. Spostati, fammi vedere sto bubù, non c'è più. È un cancelletto, è un cancellino, un correttore, ok. Prendilo. Lo raccolgo. Il bubù che non c'è più. Foto di famiglia. Lo prendi. Lieto, sono una famiglia spettacolarmente brutta. Eh sì.
Questa porta mi sembra che non la possiamo aprire. C'abbiamo un'altra cosa da prendere qua. Va bene, ok, grazie Danta. Grazie. E buon lavoro. Help wanted. Strano che Day of the Tentacle non c'è. Questo mi stranisce proprio. Papà, dai, ci vuole. Devo aprire qua l'orologio. Devo esaminare l'orologio. C'è qualcosa di strano in questo orologio. E aprilo. Aha! A secret passage! Laverne? Yusu, mi sono perso. Ah, è arrivato il professore. Dove sei tu? Fai questo? No. Chi? Grazie per avercelo detto. Hai detto Bernard? No, l'ha liberati. Guarda. Thanks, Bernard. Sei qui. Yes, thank you, naive human. Now I can finish taking over the world. Wait. Oh yeah. Now I remember. He's incredibly evil, isn't he? Sì, è malvagio, sì. Well, what possible harm could one insane mutant tentacle do? Audio spettacolare. Ah, c'è una cosa che devo fare. Giusto. Now purple tentacle is free to use his evil mutant powers to take over the world and enslave all humanity. Che tutta l'umanità è schiavitù. And prevent the toxic mutagen from entering the river. Isn't it a little late for that, doctor? Of course. That's why I'll have to do it. Yesterday, through the time machine. Attento al telefono, amore. This is all your fault, Bernard. Behold, non vedo. The Chronogen. Sì, sto sistemando, non ti preoccupare. Guarda, papà! Guarda! Sì, sì. Le hanno messe dentro la macchina del tempo! Dentro la macchina del tempo! Tu quale sei? Questo. Yes! È figata questa parte. Ma guarda un po', funziona! Vedi? Abba, la cuffia. La cuffia. Due occhi. What could it all mean? Non so quanto cellulare me lo trovo il gioco. We may not live to see yesterday. I'm sure Dr. Fred wouldn't have done this if it weren't safe. After all, he is a doctor. It works! I can't believe it! And they said imitation diamond wasn't good enough. C'è Manic Mansion, Day of the Tentacle, ci sta il gioco. Aggiorna. Aggiornato, perfetto. Trovato. Era Maniac Mansion Day of the Tentacle. Era Maniac Mansion. Ok, a posto. Ottimo.
Dove è caduto quello? Grandioso. Ciao Splinter! Bentornato! Ho trovato il gioco finalmente, ho impostato il gioco adesso. Guarda lui, papà! Dov'è qui? Yeah! Mail order duel! What happened to Hoki and Laverne? Come va Splinter? Che mi racconti? Are they alive? It's alive? They say that the largest specimen landed 200 years in the past, and the other is stuck 200 years in the future. Well, hurry up and bring them back. I will! As soon as I get a new diamond, then all your buddies have to do is plug in their respective chronogons and... Sì, da dove? È stato in giro? O al lavoro? 200 anni nel passato! Now, where did I put those patented super battery plans of mine? Plans? How are we gonna get Hoagie plans? Don't worry me with non mi fastidirmi con i dettagli, ragazzi. Find the plans. They're in this house somewhere. Now what am I going to do? E adesso cosa farò? L'abbiamo detto! I made myself perfectly clear. Step one. Find plans. Trovare i piani. Step Save the world! Get out of my house! Uscire da casa mia! Quindi è tutto chiaro. Il cronobinetto. Fantastico. Esamina il gabinetto. È vuoto. Da quello sale. Sì, forse sono di sopra i piani. Ma che di sopra? Ma dove vai? Non c'era bisogno neanche di spostarti da qui. Perché i piani... Oh, questo lo spegniamo intanto. Spingi la leva. Così non inquiniamo più. Qua c'è un foglio di carta. Il progetto, eccolo qua. Trovato! E come c'è il magazzino fino a un gigavolt con un tempo di carica di solo 0.1 di secondo. Wow! Allora la prendi il papà. Lo devo prendere, certo, lo devo prendere. Oh, i piani! Dobbiamo scaricarli? Come è fatto ad arrivare qua? Il mio bisogno è la batteria, prego. Ah, ecco, questo è il codice. Che numero c'è sopra? 501 501 74762. Ok, 501 74762. Bisogna togliere questi due. Questo mi pare che è 1, 2. Sta a 2 e questo sta a 1. Dovrebbe essere così. Beh, non è affatto male. Scaricati davvero. Attraverso il tempo. Ma io non sento niente. No, non parlano qua, non è doppiato, amore. Infatti ci sono i sottotitoli. Pure io. Mandare giù per lo scarico piccoli oggetti inanimati attraverso il tempo. Salve. Dottor Fred, vuoi sentirmi? Dannazione. Hai sentito qualcosa? Vediamo se come si chiama riesce a capire. Oh, fantastico. Sono bloccato nella colonia dei tentacoli e vogliono conquistare il mondo e adesso il gabinetto rigurgita. Hoagie, vieni qui. Sono il tuo vecchio amico Dottor Fred. Dottor Fred, come hai fatto a entrarci? Voglio che tu prenda i piani che stanno nel cronobinetto, Hoagie. Portale Red Edison. È il mio bis 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 nonno. E lì saprà cosa fare. Ciao Paolo!
I pianeti si venivano per fare una super batteria. Vabbè, ok, se lo dici tu, Bernard. Bravo ragazzo. Hai dell'esperienza con l'elettronica? Una volta l'ho visto prendere una scossa 3000 volte direttamente in testa senza battere ciglio alla faccia. Non è svenuto. Era già svenuto quando era successo. E vai. Quindi possiamo interagire sia con Bernard che con come si chiama lui, Hookie. Salute! Ti ha fatto brutto? La connessione con la nuova fa talmente schifo che ho dovuto lasciare solo la chat. Oh, mi dispiace. Uffa, Dante. Aspetta che scrivo qualcosa a Dante. No, triste, pure io ne crai. Mi dispiace che non posso seguire. Ma sì, facciamoci un giro qui nel 200 anni nel passato. Questo è un caco. Questo è un caco. Cachi. Devi andare in bagno, ci sono qua i gabinetti, eh? Nel frattempo, cosa ne dici dell'emendamento che il presidente deve essere umano? Questo sarebbe utile. Per cortesia, un affare serio. È bloccato Twitch, alcuni canali hanno tante visual, ma in realtà ci sono 4-5 persone. Sì, è strano. Aspetta, vediamo a me quante me ne segna. Allora, adesso me ne sta segnando 12. No, stanno facendo un casino di lavori. 12, 12, 1, 2, ma in effetti ce ne sono di meno. No, fa niente, noi siamo noi, ce lo guardiamo. Che c'è, Gio? Sta camminando. Ma tu non eri quello con gli occhiali. Apriamo questo. Io posso. C'è una lettera. Raccogli la lettera. Oh, ciao Andrea! È arrivato il mio moderatore, visto? C'è Sanji. Come va, Andre? Una mummia! Ma esamina la mummia. Aspetta, cosa ha detto? Cosa ha detto? Ci sta parlando. Che vi vanno tutti. Un botto di silenzio o qualcosa del genere, non è vero? Ma sei una mummia. Non parla lui, non parla, vero piccolo? Una mummia. Ho qualcosa per Red Edison. Sai dove lo posso trovare? Noi non ti temiamo. Ma ti Che meraviglioso cappello, amico. E dov'è questo nuovo? Non parla. potrei andare. Aspetta, che dice qua? Sai dove potrei trovarne una più tardi? Tipo la banda che conosco. No! Andre. Che stai. Mi piace l'idea a tre. E dove vuoi andare? Che vuoi scendere? Che belle cose si fanno con una mummia. Sì, è vero. Come le piramidi, non è vero? Io potrei andare avanti per ore a parlare con una mummia. Ho sentito che le piramidi avevano un'energia magica. Ma lei non risponderà mai. Wow. Snake, se l'è cercato tanto, mi sa. Ah, ok. Ci siamo sganciati dalla mummia. Quindi io qua c'ho una lettera che dice: sei brillante, che disegno innovativo, vieni a Baltimora subito. Ok, me lo segno. Allora, se noi abbiamo imparato che nel futuro qua si apre, si aprirà pure qua.
Che figata qua come entra, guarda. Lui faceva il bullo. No, è vero, Andrea, se l'è cercata. Noi non ti temiamo. Pam, ban. Anzi, no, time out. Cosa c'è sulla bacheca? Un pieno di disegni e robaccio. Poi qua c'era un camice. Questo martello ci servirà. Vediamo se riesco a raccoglierlo subito. Questo è un martello per Mancini, lo sai? L'ho inventato io. Era per quell'ingrato di mio figlio Mancini. Ah, peccato. Ha fatto prendere senza problemi. Sanja il banana. Vabbè, perché ieri, è stato ieri, sì, c'è stata la discussione col gatto. Dai, diamogli sti piani, va, così andiamo avanti col gioco. Tieni. Super batteria, eh? Progetto geniale. Qualche volta mi stupisco da solo, ma non l'hai fatto tu. Ora mi servono solo dell'olio, aceto e dell'oro, che dovrò portargli io, ovviamente. Comunque, Andrea, io oggi volevo fare un altro giochino, non volevo fare questo. Infatti, come vedi, la grafica della live è quella generica. Guarda che si approfitta di me che sono al lavoro e non posso rispondere in tempi rapidi. Sì, analizziamo un pochettino la zona. Un letto. Sì, questo è il letto di George. Come di George? Di George Stoppard. No, no, un altro. Oh, ciao Kartal. Ma ha ruttato lui, si è sentito rutto. Sì. Allora io guardo il letto. Suppongo che sia il letto di George Washington. No, è Stobart. Ma dove sta il martello? No, che martello? Fammi disfare il letto, scusa. Ok, un altro po'. Dai, ancora. Vai, un altro po'. Quanto adoro questo gioco. Ecco. Non ti scompigliare i riccioli. Il Nazi Sanji è un problema che mi porrò dopo aver finito di lavorare. Papà! Sì, sì, aspetta, aspetta, lei sta pulendo la stanza. Allora, dato che lei pulisce, io gli rubo qua il sapone. Sto recuperando un pochettino di oggetti. Apriamo questa porta, che ci sarà mai qua dentro? Ora, da notare, qui c'è una piccola citazione nel gioco. Che sarebbe questa qui. Esaminiamo il ritratto. Max Attux. Il suo petardo traboccò. Un destino deplorevole per un patriota. In realtà è Max di sembra Max. Che c'è? Sto entrando. Ma vedi che sto spiegando le cose. Io non è che gioco così tanto per. Sto spiegando che questa è una citazione a sembra Max. No, vero, non te ne frega niente. In realtà c'era pure su Monkey Island 1. Ma forse le isole sono sistemate. Guarda, papà! Ah, qua c'è la signora che cuce. Scorbutica, fai con calma. Ho un'altra modifica al disegno della bandiera. Sì. Lo sapevo. In realtà lei è una sviluppatrice, ci sono gli utenti che gli chiedono sempre le modifiche. Si potrebbe mettere un robot d'aquila cromata, un teschio, sì! Un teschio! Scorpioni nella bocca, sì! Mi si è fermato al diavolo. A questo punto farei qualsiasi cosa. Metti il disegno sul tavolo e guardalo quando è finito. Va bene. Il problema è che non ho il disegno, quindi me ne posso andare. Chi c'era qua? Un altro letto. Qua c'è la bottiglia di vino. Raccogli la bottiglia di vino. Un giorno o l'altro gliela proprio la vuoi fare. Mamma mia. Ma poi il letto.
sì, c'è il letto. Non so se posso scompigliare pure questo, mi sa di no. Non ci riesco. Perché? Non lo scompiglia questo. Le porte lo ci mette. Non vedo come possa volare. Esamina lo specchio. Oh, cosa c'è sui piani? Una specie di messaggio segreto. Oh no, è solo una macchia di caffè. Ciao Zacca! Bentornato, come va? Ah, guarda, un cavallo! Io voglio parlare col cavallo. Ma sono io. No, ci posso parlare col cavallo, sai? Vuoi vedere? Ciao cavallino! Ciao a te! Wow! Puoi parlare! Wow, anche tu ci riesci! Che coincidenza! È uno scherzo! Non faccio magie, sono solo un cavallo. È tutto bene, tutto bene. Poi dopo puoi andare porta a porta. Non pensavo che i cavalli potessero parlare. Forse non avevo niente da dirti. Hai mai pensato a questa possibilità? Wow, vuol dire che tutti i cavalli mi hanno nato per tutta la vita? Se la vuoi mettere così? Bei denti. Ma tu leggi i tuoi amici o leggi qui? Grazie. Sono tutti d'oro i denti. Papà, ho parlato con te. Leggi i tuoi amici o leggi qua? Danta, sei tutto taimautoso. Taimautoso. Ti ho mai detto che sono belli i tuoi denti, sì. Cosa ci fanno per cavallo come te un posto come questo? Ehi, io ci abito qui. Cosa ci fai tu qui? Sto cercando di tornare nel futuro e salvare il mondo. Io voglio andare a salvare il mondo nel futuro. Ma dove andare questa volta? Il futuro, eh? Io pensavo che quel tizio Franklin era pazzo. Bene, devo andare, ciao. Qua ce ne sono tanti di pazzi. Apriamo questa porta. Vai. Eccoli qua i fratelli, i gemelli. Gemelli. E quello è quello imbalsamato, e quello è quello vero. Nessuno dei due imbalsamati, siamo gli Ned e Ted. Importante? Fermo, Joe. Neanche il nostro padre potesse distinguere quello che uno di noi è mancino mentre l'altro è destro. Ma è una grossa differenza, eh. Ma siamo seguendo le sue norme scientifiche. Stai fermo, Jed! Allora, ero quasi troppo spaventato per chiedere. Sei il marmista. O il modello. No, il modello, il modello. Voglio fare il modello. Sono il modello, devo togliermi i vestiti adesso. No. No, non dovresti assolutamente. Lasciamo me scoprire. L'unica sarebbe cementare due blocchi di mamma assieme, addirittura. Ma poi ci sarebbe una grossa cucitura nella statua. Va bene così, tanto ne avrebbe una lo stesso. Non chiamare tu, chiameremo noi. Peccato. Scusa, spera che non ti abbia sconvolto. Troppo tardi. Ah, io dato che il martello ce l'ho, posso già fare una cosa molto interessante qua. Possiamo usare questo martello con quest'altro, cercare di scambiarli. Appoggiato, sì, vai. L'audio è fantastico questo gioco. Così l'abbiamo fottuto il gemello. L'ho persa! Dove è fuggita la musa che una volta guidava la mia mano con tanta cura? Perché l'ispirazione deve essere così transitoria?
Perché l'altra deve essere così crudele? Madonna di danno! Sono un fallito. Non dire così netto. Papà aveva ragione. Noi Edison siamo fatti per essere scienziati e non artisti. Caro fratello, dobbiamo essere forti in questi tempi di avversità creativa. Perché non mi lasci a me per un po'? Pulirò questo disordine e comincerò di nuovo. Quindi serviva il martello. Prendi il dolce e il cappuccino. Quale cappuccino? Ti avevo in tasca un cappuccino. Ah, vedi? A posto. E adesso la statua verrà al contrario. Guarda che fantasticheria. Possiamo proseguire. Ciao cavallino! Da quant'è che faccio live? Guarda intanto, papà! In generale o da adesso? È andato, papà! C'è un gatto! Esaminiamo il gatto. Ma che bel gattino! E basta? Che bel gattino! A me serve questo topolino finto. Me lo dai, gattino, il topolino finto? Comunque, Sicily mi stavi chiedendo da quanto tempo che faccio live, ma sai che neanche mi ricordo. Ma guarda, c'è il pollice rosso. Perché mi sa che è qualche mese che ho aperto il canale. 4-5 mesi? Sentim. Ciao Sentim, l'ho iniziato da poco, dai. Allora, sono in live da 40 minuti adesso. Sì, dai, l'ho iniziato da 20 minuti. Allora, questo è il letto di Jed e Ned. Oh, ci siamo fregati, no, la vernice rossa, perfetto. Usa sto letto, vediamo. Usa quest'altro letto. Ah, il gatto, visto il gatto. Quindi, se questo... No, che usa il materasso con... Usa il materasso. No, usa il letto, vai. Quindi se questo fa avvicinare il gatto e questo no, allora dobbiamo scambiare i materassi con questo. Guarda che casino! Questa parte è troppo divertente. Guarda, senti che bordello! Sembra che il gatto abbia catturato un'alce lassù. Quindi adesso questo qui non cicola più. Vediamo. E infatti. E questo sì. Ma se mentre il gatto si avvicina, io gli vado a rubare il topolino. Ciao topolino, è mio. Usciamo dalla finestra, vai. Nel frattempo, i compagni fondatori mi stanno facendo impazzire. Modifiche da fare alla bandiera ogni 5 minuti. Beh, mi sembra veramente uno sviluppatore informatico. Ebbene, appena finisco qui farò una bandiera pronta o no. Papà! Vai nel camino, vai nel camino. Guarda dove sono spuntato. Allora, cosa ci abbiamo a disposizione? Guarda chi c'è qua. Oh, il signor Washington! Noi dobbiamo parlare con il signor Washington. Anche se prima vorrei parlare con sto tizio qua, Thomas Jefferson. Parla con Thomas Jefferson. Ehi là, alto, Bruno è carino. Mi chiamo Hughie. Com'è carino? Io sono...
Io sono certamente Thomas Jefferson, nostro studioso musicista e cavaliere. Studente delle scienze e membro del foro. Quale buco? Sì, certo, ho sentito parlare di te. Non l'ha mai detto nessuno che vesti proprio figo. Certo, sì. Ho studiato alla Virginia Cappotti tecnica. Cappotti e tecnica, dove mi sono laureato in colletti. Wow, ero capitano della squadra dell'università di cravatte. Ma che cavolo. Queste sono credenziali sbalorditive, Tom. Thomas. La tua dichiarazione di indipendenza è fantastica. Ah, grazie. Qual era la tua parte preferita? Mi piacciono quelle S che sembrano F. Capisco. Cosa c'è nel barattolo, Tommy? Thomas, mi chiamo Thomas. E questo è il mio aspetta, ti sto leggendo. 400 anni ha detto. Quindi 400 anni. Allora, cosa fate? Guardate, ciao, più tardi. Quindi ha detto 400 anni. Mazza, sei buggato qua le viewers di Twitch. Mi dice 41 persone. Ah, voglia, è buggatissimo. Quindi, salute. Ha detto 400 anni. Io penso che in 400 anni sta bottiglia di vino ci diventa aceto. Tieni qua. E la metti questa per cortesia. Dai. Centinaia di anni. Le generazioni future ti sono dei vetrici. Wow. Parlare con Washington mi serve adesso. Io direi no. Dopo. Andiamo con la porta girevole. Spaghetti e olio. Dai, abbiamo un altro ingrediente. E gli spaghetti. Qui cosa c'è? No, non si può aprire questo. Apriamo questa porta. È tutto triste qui. Ah, un secchio. Un secchio. Questa no. Ma questa si può aprire. È una spazzola. Prendila. Famoso mondo di gatto non c'è. No, non c'è. Non c'è. Aspetta, fammi controllare. Prendila. No, non c'è. No, l'ho preso, papà. Sì, sì, lo so, no, stavo guardando un'altra cosa. Non so che l'ha presa. Ah, quindi che cosa ci abbiamo? Ah, no, mi sono scordato una cosa. Dato che abbiamo un secchio, lo riempiamo d'acqua. Quindi ci abbiamo spazzola, acqua, sapone. Yes. Quindi se io uso il sapone con questo, opla, l'acqua è piena di schiuma adesso. Sei qui, papà. E qua abbiamo fatto tutto il giro. Andiamo fuori. Andiamo a farci un giretto da queste parti. Non abbiamo ancora parlato con George Washington. Beh, c'è un motivo per cui non ci ho parlato in realtà. Guarda chi c'è qua. Ben Franklin. Parla con come lui. Come fai a sapere i nomi? Ehi là, signore! Franklin. Ben Franklin. Presto sarà conosciuto come l'inventore dell'elettricità. Lo conosci Red Edison? Anche lui è uno scienziato. Red Edison, uno scienziato? È solo un barista che fa finta di essere uno scienziato. E non è capace neanche di fare quello.
Non ci posso credere, ma Washington e Jefferson scelsero proprio il suo bar per scrivere la nostra Costituzione. Strano, me lo chiedo pure io. Non dovresti essere lo scopritore dell'elettricità? Effettivamente. Credi che il grande potere dell'universo si trovi sotto una pietra aspettando di essere scoperto? Ah! Io, Ben Franklin, invocherò il potere del cielo con la sola forza del genio! Sei partito, Ben. Dai, Alice, ehi! Non toccate il computer! Ah, le mani giù! Oddio, cosa ha detto? Ci devo riparlare adesso, eh? No, no, le mani giù. Perché non dovete toccare il computer. Cos'ha Red che non va? Cosa si può dire di un tizio che ha passato gli ultimi 4 anni a perfezionare un martello per mancini? Però funziona il martello per... È pazzo! E inoltre ruba l'invenzione degli altri. Prima che possano brevettarle. Non è che sia amareggiato. Perché? Che cosa ha rubato? Non è tizio di $100. Signor $100, non male. Va bene, ci vediamo. Vai pure. Allora, andiamo al gabinetto. Quindi. Questa lettera era quella. Sei brillante che disegno nativo, viene a Baltimora subito. Questa lettera la devo dare a lui, a Bernard. Oh, c'è qualcosa nel cronobinetto. Olè. L'apri scatole, il topolino, l'olio, me lo devo tenere io, questi li teniamo qui. Ok. Adesso devo usare la vernice rossa con il cago. E c'è un motivo. Olè. Adesso sembra una ciliegia. Una mela a me. Una mela. Effettivamente sì. Sembra una mela. Adesso andiamo a parlare con Washington. Interessante che a me servirà pure questa penna d'oca dorata. No, ma c'è una cosa che posso fare. C'è una cosa che posso fare adesso. Se vado da lui, così una penna d'oca riesce a far funzionare la batteria, siamo a posto. Temo di no. Ci serve ancora un diamante per l'unità centrale. E anche la sua amica del futuro ha bisogno di energia. Sei ancora viva. Viva? È ancora viva. Fammi scendere da qui. A me piacciono gli alberi e tutto il resto, ma qui comincia ad esagerare. E beh. Quindi, help wanted. Cerca se aiutante. Assistente di laboratorio. Perché sei imbecille d'alto grado per assistere il genere in esperimenti. Vai qui. Nessun diploma scolastico richiesto. Ah, quindi. Che ci abbiamo poi? Libro di testo, manuale di Chicago del progetto per il circuito del flusso termodinamico. Bello. Roba scottante. Questo. Viene le ferramenta di George. George dice che ogni buon americano dovrebbe avere una aspirapolvere in cantina. Perfetto. Quindi questo, no, che è questo, te lo becchi tu. Questo altrettanto, il libro di testo, anche questo, ok, così ce li abbiamo. Minchia, che figata scambiarsi gli oggetti così nel passato e nel futuro.
mi serve usare questo qua dentro. Com'è silenzioso qui dentro! Chissà se c'è qualcosa di interessante nella cassetta dei suggerimenti. Forse qualcuno dovrebbe guardarci. Ehi, ragazzi, ho un'idea. Ho qualcosa a fare con accendere un fuoco? No. Pensavo che fosse ora di aprire la cassetta dei suggerimenti. Non sei d'accordo? Certo, George. Se lo dici tu. Sì, qualunque cosa ci va bene per noi. Ma qualunque cosa dici? Eccellente. Cosa stai pensando? Non è venuto nessuno di importante per tutto il giorno. Cosa potrebbe esserci nella cassetta dei suggerimenti? Forse vuole suggerire qualcosa a lui. Oh, ecco un suggerimento. Dice, George dice che ogni buon americano dovrebbe avere un aspirapolvere in cantina. Cosa ne pensate, signori? Come vuoi tu, George? Credo che il nome sopra, credo che tu debba avere una buona ragione per suggerirlo. Sì, è strano. Non è proprio così. Ma senz'altro avevo una buona ragione. Se non ci sono pensieri, aggiungeremo la costruzione immediatamente. Wow. Minchia, è diventato legge. Che c'è lì? C'è sonno? Non voglio mamma. E poi mo torna mamma. Abbiamo fatto una cosa buona. E adesso ne combiniamo un'altra. Un altro interessante. Dai, questo qua a questo qua. Allora, Edison. Cerca di aiutante. Imbecille d'altro grado. Assistere il genio. Yadadadada. Bene, sono l'unico genio che ne paraggi. E tu mi sembri abbastanza imbecille. Prendi il tuo camice e comincia a lavorare. Va bene. Prende il camice. Sembra più un impermeabile che un camice. A posto. Andiamo a fare un altro lavoro qui. C'è un... No, qua dentro. C'è un altro lavoro importante che dobbiamo andare a fare qua. C'è il cavallino. Dato che mi sono fatto dare questo bel libro. Usa il libro di testo col cavallo. Guarda qua, questa parte è troppo divertente. Ahem. Il compilatore LARL si costruisce secondo i seguenti metodi. Primo, bisogna sviluppare una rigorosa grammatica elittiva. Se gli elementi presentano una complessa NP, il fattore CRUGE può essere ignorato. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Hey là! Che bello, ci abbiamo i denti, ci abbiamo i denti, che sono belli questi denti! Adesso ci abbiamo qualche altra cosetta da fare qui nel passato. No, andiamo da George. Parla con Washington. Bella non parla. Come no? Ehi, assomiglia a George Washington. È molto così, dice mia moglie, la signora Washington. Terrificante. Ciao, Billy. Ciao, Ktut. Sì, ciao. Hai davvero denti di legno?
Effettivamente faccio uso di denti finti. Li trovo superiori a quelli normali smaltati. E con che cosa li spazzo? Dai, non hai problemi con le schegge. Sono stati in guerra, ragazzi. Nessuno ha udito il tuono dei moschetti. Hanno usato lo zolfo del cannone e sentito la paura nei cuori dei compagni. Sarà infastidito come una sciocchezza. Sarà infastidito come una sciocchezza come. Oh! Dannazione! E delle termiti? Non ce la faccio! Bene, cosa ne dici delle termiti? Improbabile. Perché è improbabile? Con che cosa li spazzoli? Usa lo spazzolino come fanno tutti. Un po' di lucido da legno, ma che schifo però. Ma non lo fanno tipo usa e getta? Infatti credo il padrone di questo locale ci stia lavorando su un qualcosa del genere. Wow, dai. C'è amore? Si sente. Anche mio zio Harry ha dei denti finti. Affascinante, non dubito. Ah, questo qua gli devo chiedere. Che stai guardando là fuori? Ciao Paolo, buona cena. Quei gabinetti? No. Stavo solo ammirando il mio riflesso nel vetro. Deficiente, non sono stupendo? Non è vero quello che si dice di te, il ciliegio? Oh sì, è tutto vero. Ho tagliato ettari di ciliegi nella mia vita. Dammi una dimostrazione, io non ci credo. Non vedo perché dovrei. Aspetta, perché? Dai, stavo guardando le tue ciliegi. Contemplando le grandi verità, eh? Allora? Per me non ce la fai, non potresti tagliare un albero per salvare tua nonna. Non ce la faccio, ti farò vedere io se ci fosse un ciliegio da queste parti. C'è un ciliegio. Ma come puoi vedere, ecco. Ma guarda un po'. C'è davvero un ciliegio là fuori. Andiamo a tagliarlo. Ho detto scendi immediatamente, cerca di capire, sono impigliata. Niente più albero. Poi là. Che grand'uomo. Che figo. Adesso possiamo andare anche nel futuro. Però voglio fare qualcos'altro ancora qua nel passato, un altro paio di cose. Presto tutto il potere dei cieli sarà mio, tutto mio. Se solo ci fosse cattivo tempo. O ci penso io, guarda. Perché se è vero quello che si dice, che quando uno lava la macchina, poi si mette a piovere. Laviamo la macchina. Du 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 du. Eccolo là. Che sembra una grande tempesta. Ecco perché non lavo mai la macchina. Oh, dove va? Anche la scienza qualche volta ha bisogno di un po' di pioggia, ragazzo mio. Come fai ad acchiappare il fumo se non stai fuori nella tempesta? Corretto. Se devo essere franco... Io sono franco. La scienza del tridinamismo, come ti ho saputo importante, è ancora in uno stato di relativa infanzia. Direi che si torna al tavolo del disegno. Ma perché? Che genio.
Vabbè, lo lasciamo dentro per il momento. Andiamo un po' a vedere che possiamo fare. Dove? Presente o futuro? Dove, Alice? Questo. E chi è questo? Futuro. Il futuro, andiamo nel futuro. Andiamo nel futuro. Fatemi uscire da qui, non ho fatto niente. Ho recentemente fatto qualcosa, altrimenti non saresti qui, non è vero? Saresti fuori nella hall con il tuo padrone tentacolo vestendoti per il concorso umano? Padrone? Nessuno mi possiede. Però, niente padrone dice, bene, non ti preoccupare. Sono certo che qualcuno ti adotterà prima che ti mettiamo a dormire. Dannazione, quel tutto freddo. Ehi, io conosco il motto della famiglia Edison. Ma questo chi è? Dottor Fred? Sei tu? Cosa, sei pazzo? Non c'è confronto nella famiglia Edison da 200 anni. L'ultimo Fred fu una vera vergogna per tutta la famiglia. Per non parlare della razza umana. Beh, allora chi sei? Ah, Zed Edison. Questa è la mia moglie Zed e mio figlio Ben. Piacere di conoscerti. Cos'è sta storia del concorso umano? È una farsa degradante, ecco cos'è. Degradante. Questi bici dei tentacoli mettono gli umani umilianti costumi, fanno cose disgustose ai loro capelli, obbligano ad ostentare i loro ridicoli talenti di fronte a giudici incompetenti corrotti da settimane. Non ce l'hai fatta, eh. Hanno detto che il macrame non era un talento. Ah, il macrame. Cretini con la testa a pera. L'ho sentito. Come posso uscire da qui? Se lo sapessi, penso che sarei qui. Dove mi trovo? Ti trovi nella vita casa di quella che era una volta rinomata famiglia Edison. Una volta eravamo i padroni di questa casa, proprio come gli umani erano a tempo padroni della terra. Ora ne siamo gli schiavi. Gli animali domestici! Non siete buoni neanche a questo. Ora vai al diavolo, sonnambolo infacottato. Adesso sono stanco di parlare. È stata una giornata lunga e sono solo un umano. Che c'è? Qua al buio non c'è niente, amore. Devo parlare col tentacolo. Ehi là, signor tentacolo! Cosa? Fammi uscire qui, è una violazione dei miei diritti. Diritti? Sei umana, non hai nessun diritto. In bagno o non mi sento tanto bene? Facciamo che non mi sento tanto bene all'inizio. Ora devi sentire il dottor Tentacolo. Mi sarei il pistoli perché... Vuoi usare i miei? No. I suoi cosa? Io guardo come... Cosa c'è? Cosa? Come sospettavo. Cosa? Non hai proprio niente umano. Che delusione. Bene, sono così in ritardo per il concorso. Ti manderò il tuo guardiano. Io che sono lenti, sti tentacoli. Oh,
Seduto. Accuccia. Accuccia, bravo. È bella la carta dei tentacoli. Ancora non riesco a capire come facciano a mangiare con la ventosa. Beh, raccogli sta roba. Questi sono vari diplomi inutili. E la carta degli umani, questo lo voglio vedere. Hanno confuso la milza con il fegato. Qua c'è un cacciatore. Spada di qua. Qua la porta, andiamo verso la porta. E non c'è nessuno. Un microonde! Di qua? Questa stanza è rimasta vecchia. Di qua cosa c'è? Un tentacolo blu. Se ci parlo? Salve, sono là. Woohoo! Certo che sei un brutto esemplare. Scusa. Mamma mia, non sto scherzando. Sei l'uomo sapiens più ordinario che io abbia mai visto. Aspetta un po', sento che sto per picchiarti. Oh, così sei brutta e anche scorbutica. Dannazione, quel sentimento mi sfugge proprio quando ne ho bisogno. Voglio dire, solo i tuoi capelli mi fanno venire gli incubi. Per non parlare dei tuoi denti, dei tuoi vestiti. Dell'occhio più grande dell'altro. E qual è il problema? Dio, come potrò peggiorare? Non facilmente, sei una gemella. Credo che ti ucciderò. Su, non potrei mai partecipare al concorso umano con un comportamento tale. Per non parlare della faccia. Oddio. Concorso umano, degradante, cribbio, scrivimi. Mi spiace, gli umani non si possono iscrivere, non importa quanto siano brutti. Vai a chiedere al tuo padrone di iscriverti. Mentre ci sei, iscriviti per un taglio di capelli. Vabbè, saliamo su. Wow. No, qua è tutto chiuso. Ho sbagliato. Ritorniamo nella cuccia. Come ho fatto a uscire? Chissà quando il dottor Tentacolo smetterà di prendere i pazienti. Mai, praticamente. Se li perde tutti. Riparliamo col tentacolo. Cosa? Devo andare in bagno, devo fare la pipì. Ah, questa è buona. Un umano che usa il bagno. Vieni, facciamo due passi. Cos'è? No, devo mettere in bocca questo modo. Va bene, umano, fai quello che devi. Andiamo. Qui ci dovrebbe essere perfetto. Il bisturi sempre a lui. Opla. Invece questa mappa mi viene un'idea per una bandiera. Allora, il bubu che non c'è più, lo diamo a lei. Questo no, questo no, questo no. L'unica cosa c'è che potrebbe servire nel futuro? I denti. Io da lei userò il cronobinetto, è ovvio. Poi i spaghetti devi dargli a lei. Il topolino mi sembra che serviva a lei.
ogni volta che scarico una roba. E questa scatole pure a lei. Ok, torniamo. Ciao Atim, ho giocato due volte nello stesso giorno con lo zio Number. Bravi, sì, a Battlefield, sì, bravissimo. Salute, Oki. Un onore giocare col maestro. Ha continuato a fare il medico lui? Allora, noi qua abbiamo qualcosa di nuovo, che sarebbe questa. Andiamo a farci fare una bandiera come si deve. Dove stava quella che faceva le bandiere? Qui? No. Stava qui. Ah, livello 4. Tu cecchino, perfetto. Allora, questa cosa, mettila qua. Così avremo una nuova bandiera. A forma di tentacolo. Cioè, sei una bestia. Bravo, Atin. Allora, vediamo. Io direi che nel passato abbiamo finito. Giochiamo un po'. Nel presente giocherei. Per Number è immeritato che faccio 40... 42-20. Oh, guarda, c'è il dottore. Dottore? Hey, dottor Fred! Ti screpoli le mani facendo così. Scusami, lezione del caffè. Dovresti bere il Deca? No, poi mi addormenterei. Eh? Arriverebbero gli incubi? Interessante. Vabbè, devo andare. Facciamoci un giro in casa. Eccoci qua, quindi. Pip Boy fa... Non ti parlo più, ma dai. Vediamo chi c'è. No. Chi c'è qui? Vediamo chi c'è qui. È inutile, nessuno si interesserà mai ai miei progetti. E così porrò fine alla mia carriera di grande inventore di questo miserabile motel. Molto appropriato. No, non ti sparare! Che schifo. Non riesco neanche a fare questo. Madonna, poveretto. Intanto raccogliamo l'inchiostro. Che è molto simpatico. Guarda, io voglio parlare con lui. Sembri depresso. Cosa ti ha fatto capire, cervellone? La pistola è un buon indizio. Sono in crisi, in un mare di angoscia. Faccio il progettista di novità. Ho avuto delle idee davvero strapiglianti. Sì, tipo quella pistola. Lecca esplosivo. Il gomma da masticare che causa prurito. Occhiali 3D invertiti per dire un po' cosa. Il problema è che nessuno piace i miei progetti. Ma se fanno schifo. L'invio in tutto il mondo e nessuno mi risponde. Vorrei che per una volta qualcuno mi dicesse che sono piaciuti. Oh, che dolore. Buonasera, Yuri, ciao. Che l'avevo detto che facevi? No, perché io l'ho ridetto? Progettista di novità. Ok, ok, ho capito. Vorrei che una volta qualcuno mi dica se sono piaciuto. E questo l'ho capito, ho sbagliato a premere. Oh, che dolore.
Salve, mi chiamo Bernard, e tu? Dwayne. Non è un po' deprimente? No, non è deprimente. Bella musica, non è vero? Quale musica? È tratta dalla serie I Clash dell'Ascensore, la stessa musica da tutto il santo giorno. Non sono mai stato così depresso in vita mia. Vabbè, forse ti posso rallegrare io. Ok, non vedo l'ora. Guardami lì. Papà, guardami lì. Parliamo di filosofia. Non so. Ok, la vita è completamente inutile, specialmente la mia. La vita è come... Hai letto Camus? Ah, cosa importa? I filosofi sono tutti dei falliti come me che non riuscivano nelle professioni vere. No! Vabbè, non importa. Io ho questa lettera che dice: sei brillante che desideri il nome di Dio, vieni a Baltimora. Mo' io do a lui. Tieni, beccati sta lettera, dai. Yes. Probabilmente un altro rifiuto. No. Guarda come scappa, guarda Alice. Infatti è volato via. È scappato via, visto? Quindi adesso posso prendermi questa bella pistolaccia. Ma che te le ok, le... Splinter, buona cena. Ma poi è tappato vicino a te. Sì, sì, è scappato via. Questo splendido diamante di 4.000 carati può essere tuo oggi per il prezzo super promozionale di 2 milioni di dollari. Il numero da chiamare è 1-800-STAR-WARS. Non perdere questa occasione, è davvero unica. Bene. Apriamo questa porta qui. No, perdone! Bernard! Che sta facendo qui? Beh, non sono riuscito a fermare le viole, così è andato a conquistare il mondo e ho paura di quello che farà se mi prende, ma il dottor Fred non mi troverà per primo. Può rispondere questa alla tua domanda? Sì! Hey! Cosa fai di bello, Bernard? Come va il tuo nuovo complesso? Ti verde i sushi! Abbiamo deciso di capitalizzare sulle nostre qualità maggiori. Quali sarebbero le qualità? Volume, amico, volume! Abbiamo l'occasione di vincere il premio di San Scemo per il complesso più forte. Dai, grandioso. Faremo tantissimi concerti! Mi hanno trasmesso la radio? No, siamo troppo sperimentali per le stazioni radio. Vabbè, che sfida. Abbiamo un grosso seguito nei club. Che c'è? Mi fai cadere la cuffia. Anche tu mi fai cadere la cuffia. Vabbè, fantastico. Vero. Mi piace molto il nome Sushi. Vuoi aiutarmi a salvare il mondo? Sì, vuoi aiutarmi a salvare il mondo? Ho paura a lasciare la stanza. Infatti non credo di riuscire a spostarmi da qui. Viola mi spaventa a morte. Vabbè, arrivederci. Papino! Che c'è? Allora, vediamo cosa c'è in questa stanza. Aspetta, Ali, aspetta! Allora, qua c'è un videotape. Cosa? Beh, una ciuccia. Qua ci sono i letti di verde e di viola. Questa è una lettiera per gatti. Qui c'è una cassa, qua c'è un'altra cassa. Allora, accendiamo la musica. Quanti watt in questo stereo? Non vedo l'ora di provare le mie canzoni qui dentro.
Dai, usalo. Madonna, trema la stanza! Al vomito, al vomito, si è staccato. Allora devo spingere sta cassa così casca il vomito. Vai. Guarda, guarda come trema tutto! Sta tremando tutto! Aiuto! Usa, spegni, spegni! Mamma mia. Ciao, verde. Sono un po' alti. Che cosa c'è? Epidemia di afta epizootica beffa la polizia. Indietro uomo triangolare sulla scena. Vieni, viola comincia a fare danni. Andiamo su, andiamo su. Allora, qui o qui? Qui. Ok. Guarda chi c'è qua. Ehi, ma non sei pazzo, Edison il paramilitare? Ehi, ma io ti conosco. Sì, sono Bernard Bernoulli. 5 anni fa mi sono intromesso in casa tua. Sequestrato il criceto, ho rotto il tuo sovranaio. No. Non mi pare. Poi in ogni caso non ti ricordo moltissimo. Non mi ricordo moltissimo di quel periodo. Il mio psicoterapeuta crede che sia successo qualcosa di traumatico che mi ha sconvolto. E quindi hai abbandonato il comando militare? Sto molto meglio adesso. Non mi vengono più quei brutti pensieri. Adesso colleziono francobolli. Del Criceto, cosa fa di bello? Sta leggendo il giornale, Criceto. Niente, stai lì seduto e basta. Una volta avevo un Criceto veramente intelligente, ma... Ma? Che gli è successo? Qualcosa. E che cosa è successo al vecchio Criceto? Io non mi ricordo. No, Ali, Ali. Amoruccio. Quando ci provo tutto quello che... È un orribile rumore. Che orribile rumore. Cos'era quello? No, ho sbagliato tasto. Quel criceto dovrebbe fare un po' di ginnastica. Ma poi lo metto a lavorare in cantina qualche volta. Lo farò pure io, mi sa. Tieni, tieni. Ma poi tutto incomincia a sudare e si bagna tutto. Si bagna tutto. Poi si raffredda e si rifiuta di lavorare. Tu papà o il criceto? Mi stai prendendo in giro? No, io... Dà fastidio quando la gente mi prende in giro. Volevo solo dire... Oh, mi fa infuriare. Mi viene voglia di... Rilassarmi, voglio rilassarmi. Starò bene. Devo solo pensare ai miei francobolli. Quindi cos'era quell'orribile rumore? Era come un... Dio mio, lo sento tuttora nei miei sogni. Picciotti! Picciotti! Fatemi guardare un po' meglio. Io. Vabbè, spero che non ti abbia agitato troppo. Che la pace sia con te. Intanto, innanzitutto mi voglio raccogliere il criceto perché sono troppo simpatico il criceto, ma lo voglio portare via. A posto, guarda che simpatico il criceto. Che carino! Di nuovo. Che carino! Ancora. Che carino! No, basta. Dai! Di nuovo. Allora, c'è una cosa interessante qua di... Di nuovo, papà! Che carino, dice. C'è una cosa interessante del computer. Se si usa il computer... Vedi, dice che... Siccome io lo sto utilizzando con lo scum... Dice, c'è bisogno che lo fai da qua. Quindi questo qua nel gioco originale faceva partire... Aspetta, quale faceva partire? Maniac Mansion? Sì, Maniac Mansion. No, ma che tosto quel gioco. Yelura. Lo facciamo arrabbiare a lui adesso. Perché? Perché c'ho voglia, guarda. Usa l'inchiostro simpatico con l'album dei francobolli. Sicuro? Olè, simpatico, non è vero? Guarda come sei incazzato! I miei francobolli del Pony Express! Hai rovinato i miei francobolli del Pony Express! Per non parlare...
Diamine, che scontroso. Potrebbe cercare uno sblocco per le stesure. Sensazioni negative. Ora raccogliamo il francobollo. C'è il francobollo del Pony Express. Francobollo originale del Pony Express del 1788. Ha detto poi il primo. Non di gran valore. Ma non è annullato. Interessante. Dai, papà, blu. Aspetta, aspetta, che gli... Fuori da qui! Aspetta che gli ridò il... Che ho sistemato, così almeno lui si calma. Tieni. Ah, l'hai sistemato. Direi che ti posso perdonare adesso. Penso faccio delle cose stupide senza mai neanche sapere il perché. Come se il mio corpo fosse controllato da un pazzo burattinaio statico. Sono io. Infatti tutti ci sentiamo così ogni tanto. Via, fuori. Adesso vai via. Sì, adesso apro questa. Qua c'è una signora, Edna. E fuori uscire. Dove ci parlo con Edna, che fa? Non me lo ricordo. Cosa c'è? Sono alquanto? Non sei Bernard Bernoulli? Sì, sono io. Sì, hai ragione. Lo sapevo. Sei introdotto nella nostra villa pochi anni fa per salvare la tua amichetta? Per cosa sei venuto questa volta? Devo impedire che il tentacolo di conquistare... Vuoi andare via? Vai, amore. Saluta. Che bello. Allora. Aia. Come va il dottor Fred? È ancora sconvolto per la situazione finanziaria della famiglia, considerando che è colpa sua. Mi sembra che preso adesso ha smesso di fare il sonnambulo. Se beve caffè non dorme mai. Un attimo, Alice. Allora, noi continuiamo a giocare, allora. Cosa c'è di male nell'essere sonnambulo? Normalmente niente, ma quando Freddy cammina nel sonno si ricorda la combinazione della cassaforte. Buono! Può andare in divano? Lo trovo nell'ufficio, prendo urlando come un gatto dal sonno e che è troppo forte. Ah, perché era troppo veloce. E come ha smesso di fare sonnambulo? Ha smesso di dormire. Fred beve molto caffè. Beve solo decaffeinato? Ma no, non è vero che beve solo decaffeinato. Ah, lei beve solo decaffeinato. Come ha fatto a rovinare le finanze della famiglia? Io. Non lo so, Alice. Ma il giorno chiuso a chiave il contratto della cassaforte del suo ufficio e si è scordato la combinazione. Oh. Vabbè, ti lascio continuare con quello che stai facendo. Mi metti nel divano, amore? Mi metti nel divano, Alice. Ai, ai, ho la gamba distrutta. Oppa. Facciamo una cosa molto carina. Vai, spingila. Beh, lo sai cosa dicono? Se vuoi salvare il mondo dovrai far fuori un po' di vecchiette. Ma non è vero. Ah, vedi, qua c'è una cosa interessante sui monitor. Lo facciamo dopo. Non c'è niente. Usciamo fuori. Ecco, qua c'è.
C'è la manovella che ci servirà. Ciao Alleluia, buonasera. Ati mi dice, ti ricordi il latino romano? Oddio, sì, vagamente sì. Come va Alleluia? Oh, c'è una forchetta, raccogliamo la forchetta. Eccole il caffè. Qui c'è il caffè decaffeinato e il caffè. Io prendo il decaffeinato. Ci servirà. Il caffè lo prendo? È vero, lei. Ma prendiamo anche il caffè. In realtà io stasera non volevo fare questo gioco, però sono stato costretto. Ne volevo fare un altro, ma il PC non me l'ha retto. Oh, c'è un imbuto qui, questo mi serve. A posto. Avevo 13-14 anni quando è uscito e ci ho giocato su un 486. Io mi sa che ci ho giocato su un 386 invece. La prima volta. Mamma mia, che ricordo. Oh, ehi ragazzo, ti sei perso la festa. Tu e il cane state facendo una festa. No, ieri sera. Guarda che schifo che c'è. Al congresso dei rappresentanti di novità. Certo che noi rappresentanti di novità sappiamo come divertirci. Interessante i sigari. Bei sigari. L'importo delle migliori fabbriche cubane di munizioni? Allora, vuoi un sigaro? Sì, dammi una di quelle bellezze Havana. Oh no! Credevi che si sia fatto scoppiare la testa, non è vero? Avevi proprio ragione, ma mio Dio! Mi fa sempre ridere. Guarda come ride quello. Ciao gatto, eccolo qua il mio moderatore. Oh, sei arrivato tardi, gatto, sei arrivato tardi. Guarda come ride ancora quello. Mi fa impazzire ogni volta. Bastardo, mi ha fatto scoppiare la testa. Allora, apri qua. Perfetto. Allora, questo qua dagli un pugno. Detesto quel pagliaccio. Bombolone che ride, sì. Ma ti faccio vedere io, pagliaccio. Mi serve questa scatola delle risate. Poi devo fare questa cosa qui. Raccogli sta. Raccogli questa. Dai. Raccoglila, raccoglila. Ta-da, imprigionata. Zuc. Carognetta saltellante. In che senso niente Sanji? Oddio. Dici che non fa live? Lui sta... Ancora sta qua, almeno. Dovrebbe farla in live stasera lui alle 9? C'è una pistola, eccola qua. Ciao Manuel, buonasera. Aspetta che scambiamo queste pistole qui. Ah, ok. Ho capito, gatto. No, 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 non c'è, ho cambiato schermata. Tu intendevi... Vediamo un attimo.
Perché c'ho varie schermate, era questa qui, quella di Broken Sword. Qui c'è il gatto. Cioè, qui c'è Sanji. No, no, però fammi usare questa scena. È un po' più generica. Sanji aveva detto che forse faceva live al pomeriggio, ma non l'ha fatta al pomeriggio. Mi sa di no. Fammi parlare con lui, voglio un sigaro. Dammi il sigaro. Non è detto che assomiglia a Don Quixote. Che strano, mia moglie dice che assomiglia al re Carlo I. Allora, vuoi un altro sigaro? Sì. Ok, se non se prometti di non accenderla questa volta. Pare che farei una cosa simile. Un attimo di pausa. Scusate, un secondo. Solo un attimo. Che c'è? Corrisponde. Ok, come l'hanno detto? Mannaggia, mi sono perso questa scena del sigaro. Hanno fatto i bravi. Sì, sì, hanno fatto i bravi. Ma non hanno fatto i bravi. È arrivata la fissa. No, no, è arrivata mia moglie. È tornata mia moglie. E poi la pizza, mi sa che la faccio stasera, la preparo. Comunque, cavolo, mi sono recuperato il sigaro. E lui l'ho fregato, gli ho scambiato la pistola. No, no, l'ho visto adesso. Hai tramontato per 2 secondi a mano. Lì, scherzo di gatto, di scherziamo. Sì, ho suonato il campanello per avvisare, non lo so perché. Oppela. Allora, io continuo a dov'è? Ecco. Continuo a giochicchiare, quindi qua ci siamo stati. Quasi. Andiamo di qua. Il vomito! Ti bannerò fino a quando non mi ci fai. Ma sai che quanto ci sto io a fare un mod del gatto, eh? Occhio, occhio a quello che fai, gatto, eh? Allora, questo vomito serve a lei, questo sigaro serve a te, questa scatola delle risate serve a lei, come anche, no, i denti che battono servono a Ughi, mod di modalità dittatore. Però se tuo figlio vuole fare live con te, fallo vedere in webcam. Ah, cacchio, è vero. Dove sei? Eccoli. Ma io sono bravo come morto. Ho la stream dalla mia parte. Allora, stavo dicendo, questa qua, sì. Questa la devo dare a lui. Questo qua invece serve a lei. Come anche... anche questo serve a lei. Il criceto non si può spedire. È vero, il criceto non si può spedire. Però vabbè. L'imbuto serve a me. Allora, facciamo danno. Andiamo giù. Come no? Devo fare danno, guarda. No, io no, non sono bravo. Gatto! Non fare il monello. Il mio erede webcam, lui si chiama Giovanni. Dillo, come ti chiami? Giovanni. Senza la mano nella bocca? Come? Giovanni. Ok.
Stavo dicendo. Sì, dato che lui il decaffeinato non se lo può bere, io lo faccio bere io. Tieni il decaffeinato. Grazie, mi serviva un tiramisù. Guardalo. Devo aprire cassaforte. Giovanni. No, Andrea no. E Giovanni, Samuele e Alice. Mannaggia, è stato così ora. Seguiamolo, seguiamolo. Dove è andato? Qua dentro lui è. Sì, eccolo. Guarda, lui apre la cassaforte. Io devo raccogliere sto coso. Come non si raccoglie? Vediamo se me lo fa raccogliere. Il contratto. Mi ha quasi segato la mano con la porta. Vabbè. Torniamo, andiamo su. So io che devo fare. No, ho rubato lo smeraldo frufru, scoperta in impronta circolare. Ma che sta combinando il tentacolo? Vuoi andare alla porta porta? No, ancora no in quella porta, amore. Giovanni, lì c'è Samuele, bravo. Gas, perfetto. Così me le ricordo, sì, sì, sì. Convincilo che mi deve fare mod che io sono bravo. Opla. Ciao Giovanni. Sono andato Giovanni. Basta web, ok. Ma lo so, alla fine è divertente avere un gatto mod, eh? Oddio, devo andare a più su. Un bravo gatto mod. Allora, usiamo, facciamo le videocassetta con il VCR. Usa il monitor. Ma io ho già 4 mod. Non lo usa. Oh, usa il, ah, il VCR. Ok. Devo registrare. Boing. Vai, registra. Però sei arrivato tardi oggi, gatto. Minchia, la finanza. Cavolo. Guardiamo la videocassetta. Il nastro alla fine, porta indietro. Vai in lento. E guardiamo la combinazione, guarda. 101. 999. 5-7. Eccola lì la combinazione. Guarda gli occhi. Beh, ora io vorrei stoppare. Basta, ferma la video, che se non mi fa mai vedere tutta. Mi vuole far vedere tutta. Quali altri giochi della Lucas possiedi? Allora, fammi pensare un attimo. Ciao Gomboni. Un attimo che ti dico, eh? Allora, qui a disposizione c'ho Indiana Jones e Mistero di Atlantide. Poi c'ho l'ultima crociata. Vabbè, i Tre Monkey Island, Sam & Max, The Dig. C'ho anche Full Throttle. Vabbè, poi ci sono Broken Sword 1 e 2. Bennett and Skype, perché questi qua non sono comunque della Lucas. Ma c'è qualche altro gioco che ti piacerebbe vedere, Splinter? Fra questi che ho elencato, vabbè, The Dig l'ho già portato, in effetti. Come anche i Monkey Island l'ho già portato. No, no, non è Remastered, Gomboni, questo non è Remastered. Ah, è bianco questo è bianco. Ma videocassetta mi serve? Vabbè, usciamola. Uno, due, tre. Devo andare su o giù? Giù, 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 giù. Andiamo più al contratto.
No, non l'ho portato ancora Full Trotter. Cosa noi lo portiamo poi? Anche se Mad Max non l'ho fatto, li devo fare. Sì, voglio fare anche Indiana Jones e il Destino di Atlantide, sì. Quello c'aveva un paio di finali diversi, se non ricordo male. No, tanto li porto tutti questi, dai. La sai, la combinazione, 101-999-57. Sì, sì. Amore, poi lo facciamo, dai. Io adesso devo finire questo giochino qua. Ma io non lo so finire. Allora, c'ho un contratto, fammi vedere. La parte della prima parte, in seguito denominata pazzo genico, mio maniaco. Gas. Splinter, non mi ricordo se tu stai, sei già iscritto al canale Telegram. Non mi ricordo, vediamo come. Forse tu hai fatto questi sotto, vediamo se c'è quello. Ho finito. Oh, nel caso, per chi non è iscritto al canale Telegram, ve lo spammo al volo sulla chat, così. Cioè, tutte faccio dei sondaggi su che giochi portare, nemmeno. Ah, ok, va bene, Sprint, nessun problema. Un'avventura grafica al tempo volevo giocare che poi non ho mai comprato, è stato The Dig. Lui è carino, The Dig, eh? È bello. Io l'ho già fatto in live, sennò ho fatto da poco anche. Però ci sono i pod. Che bello l'ho fatto. Chiudi la lettera, si può chiudere? Ah, la deve firmare. Lo stronzo non la deve firmare. Nel caso Bule, Ruia, io c'ho... No, dove sto andando? C'ho anche un canale YouTube dove... Ecco, vi spammo pure quello, ok. Faccio lo spammone come fanno tutti. C'ho il canale YouTube dove carico tutti i vod che faccio qua su Telegram. Se volete scrivere, tanto. Per se volete rivedere quelli vecchi. Perché qui i vod purtroppo dopo un po' li cancello. Ci sono per un periodo, però poi vengono cancellati. Invece lì su YouTube no, almeno restano. Io riporto tutto. Tranne qualche prova cretina che faccio. Ma li riporto tutti. Dai, 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 andiamo a salvare il professore. Mi ricordo le riviste del tempo che ne parlavano tanto, ma forse se mi scarico il emulatore ce la posso fare. Sì, certo, lei ce la può fare, come no. Boh, casomai poi ti scrivo in privato e gli dico come fare. Guarda, ti mando. No, che cos'è? Che cos'è sto con... No! È un Ma funziona sta roba? Mette a sudare. Ah, ok. Io stavo facendo una cretinata, scusa. Cosa è successo? No, ma che cacchio? Ma non ci dice. Ho fatto una cavolata. Perdonami, eh. Il mio pennino. Spero che non ti ho bannato. Add remove, se io clicco qua, add remove, disuser, mamma mia che casino, non lo capisco sta cosa. Va bene, ok, cretinata, scusatemi. Puoi scrivere un attimo lei in chat se riesci? No, questi non mi fanno entrare qui. Infatti ho sbagliato. Scusami lei. Ti volevo scrivere in privato su un Whisper e ho fatto altre cazzate.
Mi sa che ti permettevo per mettere dei link, mamma, mamma. Lascia perdere, ignorami. Ma io ce l'ho il criceto. È molto freddo. Ah, ok, non ti fa rispondere, va bene, dai. Sì, comunque, come ha detto Splinter, sì, può utilizzare Scomb Web per i vecchi giochi. Sì, è vero, Gombone, a me è piaciuto tanto, rifallo. Usiamo il criceto col ghiaccio. Mi dispiace farti questo piccolino, ma per il futuro di tutto il pianeta. Sì, da un'idea di Steven Spielberg. La bandiera. Ok. Quindi il criceto l'abbiamo spedito. Questo io devo fare firmare, lo dobbiamo salvare, quindi andiamo su. Se riesci a ottenere l'immagine del CD, il doppiaggio è anche molto buono. Sì! Io ho giocato quello con voi. Vediamo, questa è chiusa. Ho giocato quello con... Guardalo qua! Aspetta. Qui c'era c'era un passaggio da fare qui, una cosa interessante. Torniamo. Ma se raccolgo la corda me lo fa fare? Vediamo. Oh, Andrea, eri a mangiare. Qui si stavano chiedendo prima se non avevi fatto live. No, non posso salvarla adesso. Ma la fai la live oggi, Andrea? Boing. C'è da bannare qualcuno. No, tutto a posto. Usa la corda col cugino Ted. Ah no, è vero, no, non può servire. Sì, tra poco parta. Ok, perfetto, Andrea. Bravissimo. Nel frattempo c'è Giovanni che mi gioca al cellulare. No. L'acqua è marrone. Sì, devo salire su. Su, qua. Non l'acqua è nera. Stavolta l'apro questa. Ecco qui. C'ho delle chiavi. Sto tizio lo lasciamo lì per il momento. Adesso mi metto un attimo in difficoltà. Non ricordo il nome di quella serie di avventure grafiche e cartoon dove c'era la scuola spaziale. E dove all'inizio si faceva un compito scritto e si copiava dalla tizia a fianco. Come si chiamava? Mi sa che io non l'ho mai giocato questo. Non l'ho mai giocato, mi sa. La scuola spaziale. Io mi faccio... No, non mi viene niente in mente a me. Pollice Nautus. No, Gomboni, ma mi hai sentita quella io. Pollice Nautus. Potrei cercarlo al volo su internet. Aspetta, non possiamo giocare. No, cerco al volo su internet, mi ha incuriosito. Un'avventura grafica scritta da Polygenotus giapponese?
Era per il PlayStation quello. Space Quest potrebbe essere, sì. Space Quest. Sì, è vero, Space Quest. No, non l'ho mai fatto io Space Quest. Mai fatti Space Quest. Ma tu guardo. Questi me li sono persi. Sto guardando un pochino di immagini di Space Quest, ma devo indagare meglio, sono tosti pure questi. Mamma, sono vecchi. Sono veramente vecchiotti. Wow. Era divertente. Intanto continuo questo io. No, devo salire. Aspetta, forse lo posso fare qui. Proviamo. Lo volevo dipingere di rosso. Lo fa? Sì, lo fa. Grande. Ted è rosso. Attenzione ragazzi voi, eh. Facciamo il giro. I piccoli mi fanno casino per casa. La corda. Vai. Ci posso andare? Usa la corda? No, preferisco di no. C'ha ragione. Io invece altri giochi d'avventura che dovrei fare sono quelli di Discworld. Quelli mi mancano pure. Ma sai che quello me l'ho recuperato. Dai. Attacca Ted. Mi ha fatto un cappio, porca vacca. Dai che ce la facciamo. A salvare il professor. Sì, Discworld. Sì, Giorgio. C'è un'altra avventura una grafica molto bella ispirata dalle opere di Lovecraft. Si chiama La chiamata di Cthulhu. Shadow of the Comet. Ah, Shadow of the Comet, sì! Shadow of the Comet, me lo ricordo. Ma sono due, giusto? Call of Cthulhu e Shadow of the Comet. O è tutto. Ora è tutto assieme il titolo. No, l'avevo lasciato a sto comet, me lo ricordo, e mi sa che non l'avevo mai finito quello. È questo. Sì, 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 mamma mia, che giocone questo qua. Posso fare così. Me lo ricordo, Shadow of the Comet. Bianco. No, era... 20 attacco 1, 2 e 3, come fratello se non fate le nottate sopra. Sì, ma... Allora, 20 attacco. Uno, mi ricordo, la prima volta che l'ho giocato mi sono cacato sotto. Usa la cola fine. Ah, devo tirarlo. Questo. Si fa male, guarda. The Comet e Call of Cthulhu, Prisoner of the War. Mamma mia. Si è salvato lui. Torniamo su. Ragazzi, perché avete buttato a terra i foglietti? No, perché non c'è più spazio per metterli. Prison of Ice, ok. Prison of Ice, mamma mia. Ma poi ci sono anche i Siberian in effetti da giocare. Questa è tutta nera e... Però quelli mi sa che... Non lo so se ce li ho. Io consiglio anche... Hey, wow. Ehi, sono tutta nera!
Hypnomount è un must stream, ma non è come il libro. Me li potrei segnare, in effetti. Vedo, ti faccio un'indagine, magari qualcuno le posso recuperare. Adesso usa la corda con Ted. No, Dr. Fred. Ma se lo portiamo giù. Ragazzi, non giocate con l'acqua, eh? Posatela. Ma che ti sei fatto in faccia? Sei dipinto. Stanno combinando i piccoli. Vai fuori e tiriamo Ted giù. E Dottor Fred giù. Tira la corda. Ok, Andrea, dai, ci vediamo dopo. Grazie per essere passato. Madonna, madonna! Guarda il casino. Oh, che botta. Dottor Fred, stai bene? Niente, quello ancora dorme. Sarà meglio riportarlo in laboratorio. Bene, l'ho portato qui. E mo ci penso io. Ci gli diamo il caffè. Il caffè era questo. Glielo imbutiamo. Cioè, guarda, metto qui su. Madonna, madonna, madonna! Madonna, madonna, madonna! Sei ripreso? Il caffè è davvero buono. Si è ripreso. Allora, facciamogli firmare sto contratto. Ho contratto da firmare, dottore. Mi piace firmare cose senza leggerle. E leggila. Allora leggilo. Sto schiacciando un modo per salvare l'umanità. Non ho tempo per leggere. No, oh, cazzo. Lo firmi sto contratto? Per favore. Vabbè, scordo, te lo toglierò di mezzo io, tentacolo viola. Mm. Davvero? Come? Ho dato una bustarella e tanta gloria e l'ha accettata. Dove ho trovato quel denaro? Ho usato uno dei tuoi assegni. Fantastico, lo bloccherò domani. Esattamente, adesso mi serve solo la tua firma. Bene. Così lo blocchi l'assegno. Che l'abbiamo fottuto. Così questa lettera è pronta per essere spedita e la facciamo spedire a Ughi. Dai, vai, vai da Ughi e spediamo sta lettera. La linea è robusta, ma mi serve del materiale impermeabile, come della ghisa o roba di ghisa. Bella circonvenzione di incapace. Che cosa lei? Vai, spedisci.
faccia del Pony Express. Sì, cosa vuoi? Come risponde al telefono? Ah, ho capito lei cosa intendi. Per la firma. Sì, ho estorto la firma. È vero. Mannaggia, andata via la voce. Devo bere un attimo. Dobbiamo pagarti 2 milioni di dollari di royalty scadute. Mamma mia. Cosa? Non ho capito quella parte. Quando mi darete i soldi? Subito. Che 2 milioni di dollari subito sull'unghia, ma magari. Però il conto svizzero ce l'ha Bernard e lo useremo per comprare un bel diamantino. Però prima di far questo andiamo a fare una scherzetta a George. Ehi là George, te lo vuoi fumare un sigaro? È di marca. Sì, ce l'ho da accendere. Mio Dio, fa senso quella pistola. I denti sono partiti. Vedi se recuperi i denti, mo ci penso io. Scusatemi un attimo, un secondo. Devo fare una cosa importante. Rieccomi, scusate. Continuiamo pure. Ah, ci dobbiamo dare dei denti nuovi. E noi abbiamo i denti che battono per George. Il padre non si sente freddo. È meglio accendere il fuoco. Sì, hai ragione. Ma vabbè, povero il mio ceppo. Io perché dovrei accenderlo io? Il tuo comportamento mi dà fastidio. Accendilo tu il fuoco. Ma guarda se devono litigare pure di chi deve accendere il fuoco. Amatore di ceppi. Vabbè, chi l'accende sto fuoco? L'accendo io. 2 ore più tardi.
bambino viziato. Ok, adesso possiamo raccogliere questa bellissima coperta. Che carina, un navaio. Va bene, ok. Devo salire di qua. E ma la già devo fare di strada, eh? Eccoci qua. Forse magari se ne vanno. Vai. Copri il camino. Madonna, scappano tutti. Ok, chi è stato l'idiota che ha causato l'incendio? Da quello che ti scrivevo. Andiamo a guardare, che carini. E torniamo giù. Andiamo a rubare una penna d'oro. Ok, sì. Devo correre, corri! Corri! No, tranquillo. Vai! Prima che ti beccano. E scrivi anche un paio di cose nella... No, se sono portato alla Costituzione. E vabbè, raccogli solo la penna d'oro. Anche a te. Ciao. Vediamo. Adesso sembra tutto chiaro qui dentro. Hai preso la penna? Ho trovato una coperta questa per il camino. Vediamo dove si descrive. Ragazzo, ne sai qualcosa di una coperta? Ne avevo una quel tizio prima di fianco a te? No? Ci vediamo più tardi. È scappato. Però io c'ho uno. Vieni qua. Siediti. Niente, c'ho problemi oggi. Ti rendi conto quello che hai fatto? Ok. Ho proprio problemi con i bambini oggi. Sono monelli. Ma è già finito. Pazienza. Sì. Guarda cosa c'è dentro. Vedere cosa c'è dentro quel pacco grande. Ce la faccio vedere. Ma cosa bellissimo, vero? Che ci manca qua? È Diletta, il regalo di Diletta, quello che avevamo a casa. Ah, ok, mi sa che posso andare a continuare la storia con Bernard. Sì, andiamo da Bernard. La specchiera di Frozen. E poi c'è il microfono. Yep. Ci serve estrarre questa monetina di qua. Mia. Una era la specchiera e l'altro pacco era questo, il microfono. È messo così, messo di sopra. Wash me. Così è messo. Questa è la specchiera. C'è un ladro. Allora, salve. Erano due pacchi. Una era la specchiera e una era il microfono. Non avvicinarti in quella poi maniera. La foto, la scatola del microfono era messo così. Capito? Lo vedi questo scatolo? Che stai combinando? Io ho chiuso le chiavi in macchina. Questo è il microfono che ho messo solo. Non vedo le tue chiavi in macchina. Vedi, sono due scatole. In effetti l'ho perso da qualche parte. Se sei stato chiuso fuori, perché scassinare il baule? È un paio di riserve all'accento. Ehi, forse queste sono le tue chiavi. Guarda che cretino Bernard. Oi, grazie mille. Tieniti pure il piede di porco. Yeah. Erano due.
Ragazzi, è uno mascherato. Ma ti pare? Di qua cosa c'è? Il sentiero? Ah, ecco. Sì, sì, è molto credibile Splinter, veramente. Molto credibile. È andato via? No, aperto! Se n'è andato! Chissà che cosa ha rubato. È vuoto. Va bene. Qui c'era qualcosa? Non mi ricordo se c'era qualcosa. E aprilo. No. È vuoto. Bella. No, fantastico. Si dovrebbe staccare? Sì, si è staccata. Mastica la gomma. Che schifo. Allora, così c'ho una monetina. Decino. E un altro decino. Perfetto. Oddio mio. Così facciamo un bel danno sia qua. E vai, scassiniamo la macchina delle caramelle. Minchia di monetine. Raccoglili tutti, raccoglili tutti. Minchia, li ho 174. Come si chiama? L'ha raccolta tutte una alla volta. Non ci credo che l'ha fatto così davvero. Non ci credo proprio. Adesso facciamo cascare sto tizio. Fessura per dita Goff. Strano, sa? Ma la traduzione sarà sbagliata. Fessura per vita Goff. Troppo tardi, attento al destino. Mettici il decino e ti divertirai. Dov'è l'altro soldino? Vai. Cioè che schifo, è bagnato per un bar. Farà puzza qualcosa. Di lui che dice. Quello sì che sono pesante. Mamma mia. C'era Chiara, ho detto. Dove è Alice? Quella che fa le animazioni della festa. Quindi, abbiamo un maglioncino e milioni di quarti di dollaro. Quanti sono? Queste cose siano circa 876.600 quarti di dollaro. Dato che questo coso è... E il maglione è bagnato. Usiamo l'asciugatrice. Vai. Usa i quarti di dollaro con l'asciugatrice. Non finirà più. E vai, e gira che ti rigira. Giovanni, quanto ne ha? No, niente, non ce l'ho. Manco uno ne ha. Cosa abbiamo da fare qui adesso? No, io l'ho tirato. E dove l'hai tirato? Allora, cerchiamo una pallina. Mi sa che qui siamo a posto per il momento. Aspetta qui, Bernardo. Andiamo dalla mitica ragazza. Come si chiama la ragazza? Non mi ricordo come si chiamava.
abbiamo finito col bagno. Quindi adesso mi serve andare sopra. No, gli spaghetti si sono cotti. Stracotti. Come? Dove stanno? Devo parlare con il signor Tentacolo. No, il bagno no. Dal dottore voglio andare. Ti ha chiesto. Il dottore mi ha rilasciato da sola. Cosa mangiamo stasera? Devo andare su. Cosa volete che faccio stasera di mangiare? Aha! Così possiamo fare questo bel lavoretto qui e prenderci il costume da tentacolo. Noi, 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 noi. Guarda che figo. Taglia unica per tutti. E usalo, dai. E sono diventato un tentacolo. Yeah. Quindi se io vado da lui, no, che mi dice adesso? Salve, sono un tentacolo. Vorrei scrivere mio mano in significato al concorso. Oddio. Certamente. Prendi queste etichette e mettile sui tuoi mani e farli aspettare sulla panca all'entrata. I concorrenti vengono giocati in tre categorie. Miglior sorriso, miglior capelli e miglior risata. Grazie compagno tentacolo. Al contrario degli umani sei stato molto utile. Entrate nella parte già. Credimi, è stato un piacere. Adesso tutto quello che mi serve è un umano. Ma noi sappiamo già chi è l'umano. Quello sì che era un gran bel tentacolo. Allora, qui cuccia porta. Andiamo qui, nella porta che devo andare a recuperare una cosa. Dimmi, tenente, cosa ne pensi veramente degli umani? Onestamente, signore, penso che siano schifosi, osceni, disgustosi, vomitevoli, come la roba negli occhi quando ti svegli, come le cene che sono le ventose dopo qualche giorno, come... Basta così, ragazzo. Volevo solo assicurarmi che non fossero di quei simpatizzanti degli umani, come questo ridicolo concorso umano. Qui ci sono umofili dappertutto. Non sono un umofilo, signore. Bene. Adesso ti darò un mio piano. Qui c'è un microonde. Tanto ancora sta girando. Ha girato per 200 e passa anni. Così ci arriva in faccia. Dove sono i Il maglione. Si sarà rimpicciolito in una maniera assurda. Oh, che carino! Guarda quanto è piccolo! Si è ristretto a misura di bambola! No, nella cuccia non ci voglio andare adesso. Andiamo fuori! Ce l'ho il bubù che non c'è più! Sì! Bubù non c'è più! Qui se non ricordo male, ecco il gattino! Ah, io lo facciamo! No, però usalo con la recinzione. Dovrebbe bastare. È diventata una mini puzzola. No, non leccare. Spero che non si finisce al piombo. Lo spero anch'io. Però c'ho un topolino finto, sto gatto mi serve. Ehi! Ehi! Cosa abbiamo qui? Guarda che gatto! Guarda che occhi che c'è il gatto! Vediamo? Ma che carino! Una puzzola! Adesso la buccia ci possa andare, eh? Forse no.
Sono qui per te, maschiaccio. Cosa gli dice del crepe del tavolo? Che cosa sto dicendo? Ma tu sei sposato. Figurati, c'è una bambola di classe come te. Non mi riconosci? No, io non sei la cameriera del crepe del tavolo, bene. Sarei lì adesso se non fossi al verde. Vabbè, sono qui per sbaglio, ciao. Tanto sappiamo che è inutile questa storia. Neanche io vorrei essere qui. Mi sa che devo andare su. Qui c'è il cacciatore. Stupido tentacolo. Qui ci dovrebbe essere ancora... Esamina. Ci dovrebbe essere ancora un criceto qua dentro. Il criceto surgelato, poverino. Ma guardalo, ma povero. Dov'è? Vediamo. Eccolo. È congelato. Poverino. Guarda qui che c'è. Nessuno che conosco. E questo? Assomiglia a un cagnolino che conosciamo. Cagnolino? Vabbè. E questa? Com'è decorativo. E nella finestra? C'è il sole fuori. La capsula del tempo. E il vecchio barattolo ammaccato. C'è una targa che ne parla. In memoria del congresso costituzionale di 400 anni fa. Su terrazzo da Thomas Jefferson nel 1790 dopo Cristo. Schiacciato dal trattore nel 1795 dopo Cristo. Scusami per le ammaccature. Vabbè, noi abbiamo un... Se io provo ad aprirlo mi sa che non va. Non posso a mani nude. Vai. Aprilo. Aperto, ok. Non ti mangiare le unghie. È diventata aceto. No, no, che ma raccogli. Scelto un metanolo 1775. Questo serve a Hoagie. Così si può costruire la batteria. Non ho qui che c'era il tentacolo. Vediamo. La mummia. L'hanno pulita, io l'avevo fatta rossa. Ciao mio silenzioso amico fasciato. No dai, ci posso parlare anche qua. Pensi che sia strano che io parli con una mummia? Non è molto diverso da parlare ai ragazzi dell'università. C'è il fatto che tu ne sei più di loro. Sono preoccupato per il concorso umano. Vabbè, andiamo. Ci perderei ore a parlare con la mummia. No, ci servono le pattine. Cosa sarebbero i pattini? Questo cos'è? Oh, c'è una prolunga. Raccogli la prolunga subito. I pattini li usi con la mummia. Subito. Olè. Poi questo qua. Ci abbiamo il nostro umano. È pronto per partire. Spingilo giù, vediamo se va. Grande. E dove era? Ah, eccolo il tentacolo. Cacciatore. Andiamo in procura.
posto. Qui c'è il tentacolo viola. Che diamine! Sei tentacolo viola? Che guarda quanto è vecchio. Non sei un bel bocconcino. Cosa vuoi dire con questo? Non sei un simpatizzante degli umani, eh? Ma certo, sono una credente dei diritti umani. Mo si incazza. Così credeva che parlasse sul serio. Ma sto facendo uno sbalzetto di umani per sempre. Cosa stai complottando? Sto usando un raggio diminuitore da poter usare per impicciolire le teste di quei maledetti umani. Vai, me ne vado. Qualcuno che conosco. Andiamo, andiamo. Guarda il concorso umano, guarda che sono brutti. Allora, chittiamo la nostra mummia. Innanzitutto, una risata, via. Ha, ha, ha. Poi, i denti. Yeah. E poi ci mancano i capelli. Madonna, che schifo. Però, inforchettali per bene, dai. Tirali su. Polpetta. Che schifo. Ma chi sai cos'era quella cosa? La nostra mummia è quasi perfetta. Se non fosse per sto tizio che vince sempre. Però noi abbiamo un asso nella manica. Vai. Oh, Arnold. È grossolano. Cosa stai confabulando? Avresti dovuto dirlo ai giudici che non ti sentivi bene. Oh, ic! Allora chi ha fatto quel casino? Ho la nausea. Qualcuno qui non si sente bene. Mi sentivo bene finché non ho visto quello. Il tuo rigurgito? No, sono un umano sano. Appena detto che avevi la nausea. È solo modo di dire. Ti rendi conto che avresti potuto infettare tutto il concorso con l'influenza umana? Addirittura. Mi hanno appena fatto tutte le vaccinazioni. Conosci le regole, sei fuori dal concorso. No. Odio pulire roba umana. Ok, penso che questo concorso adesso lo possiamo vincere. Così disse, quella non è la mia ventosa. Ciao Alexio! Come va Alexio? Adesso interessa la tangente. Dai, scegliete la risata migliore. Devo fare una per una alla volta, pazienza. Ok, chi racconta la barzelletta? Così? E spalle trovi piccolo. Oh. Freddo pure io, sì. Brrr. Veramente freddino. Ho acceso un po' di scaldamenti, però. E vai, abbiamo vinto il primo premio per la risata. Parliamo di nuovo con i giudici. I capelli, i capelli. Io non ne ho. Sì, era Alice che parlava. Ali, vieni a salutare Alexio.
Saluta. Ciao. Aiuto. Niente, vuole andare, vuole andare. Abbiamo vinto per i capelli? Pare di sì. Dai, il sorriso, il sorriso. Ha salutato Alice, ha ricambiato. Mi piace quello silenzioso con i denti grandi. Non c'è scritto da nessuna parte che devono essere bianchi. Già, sono oro. Vai! Abbiamo vinto! C'è chi sta peggio di te. Per i capelli, sì, sì, è vero. È vero. Oh, e qui abbiamo vinto pure il concorso. Guarda che bello! Questa bella sta mummia. Così è più alto. Così è più alto. Bene, Ted, qui le nostre strade si dividono. Hai certamente aiutato a salvare l'umanità. Anche se sei morto da migliaia di anni. Credo che tu sia il mio. Edison favorito. Che simpatica. Che la musica strappa lacrime. Ancora sta qui questo. Ma dopo far andare via perché devo scendere qua. Innanzitutto abbiamo un criceto da scongelare. Cosa? Devo usare il criceto sul gelato col microonde. Qua c'era un avviso che partiva. Mamma mia, spero che non sia come quei forni per motivi pericolosi dei miei conti dei miei tempi. Aspetta, aspetta, Ali. Quello sì che arrosterebbe un criceto. Guarda come fa il criceto, guarda. Oh no. Si è cotto. È vivo! È stato divertente, ma solo perché è il 22° secolo. Vedi che dove vengo io, i bambini che mettono i criceti nei forni a microonde vengono tolti ai genitori e dati in adozione. Madonna! Allora non farlo, capite, Alice? Culo, culo, culo. Guarda, povero criceto bagnato. Allora noi gli mettiamo il maglioncino. Dov'è il maglioncino? Ah, guarda che carino adesso. Vorrei avere un po' di formaldeide. No, ma perché? Lo devi imbalsamare. Allora, adesso andiamo nella cuccia. Io gli do questo certificato per la cena studentacolo, così si toglie di mezzo. Una cena per due club tentacolo. Non vedo l'ora di dirlo a mia moglie. Adesso facciamo uscire questi deficienti. Sei libero di fare cosa? Libero di correre nei boschi come erbero fa gli umani. Capirai che sbollo. Ho detto che sei libero, scollatevi dalla vostra inerzia e cominciate a divertirvi. Divertirci ad essere cacciati il resto della nostra vita da quel vecchio tentacolo baffuto con la rete. Perfetto. Se scappassimo lui ci darebbe la caccia subito. Se rimaniamo qui almeno saremo al caldo con tutti i comfort. Fuori dovremmo ricominciare a nutrirci di vermi e robaccia. E poi il polio di lungo patate e prezzemolo è pure buono, è vero? I boschi sono pieni di lioni, tigri e puzzole. Mamma mia, come odio le puzzole. Quindi noi ce l'abbiamo una puzzola. Vai, vai. Vai con la puzzola. E poi un gatto. Guarda come sono scappati.
Ciao, mo li pigli. Tornate qui, umani scansati, non potete fare questo. Questa è una struttura a prova di fuga. Chi lo dice non impara niente dei cartoni animati, è vicino. È vero, c'era un vecchio cartone animato. Una puzzola falsa. E allora adesso abbiamo... Tenente, ti voglio chiedere una cosa. Ti potrà sconvolgere. Chiedi pure, signore. Ce la faccio. Ho uno stomaco dove forte. Dove sei tu? Nervi d'acciaio. Fegato di bronzo. Tentacolo di pianta, la ragazza importante. Qualcuno dei tuoi amici ti è sembrato un po'... rigido ultimamente? Se vuol dire che non scivoloso e neanche appiccicoso? Giusto. Avvicinati. Dove devi andare? Recentemente ho sospetto che gli umani potrebbero infiltrarsi. No. Anche se fondamentalmente stupidi possono essere furbi. Potrebbero essere travestiti. Beh, io. Eccomi. Sono travestito. No, che usa l'orologio a pendolo? Apri l'orologio a pendolo. Vai. Ma che sta facendo? Allora, questo fantastico aspirapolvere ce l'abbiamo grazie a George Washington. Guarda la vecchia macchina del tempo. Comunque, a me mi serve... usare il criceto col generatore, vai. Boh! Madonna, che botta! Ma qui dove c'è la botta, mamma? Un cerchione. Non ho mancato la forma del mio cranio. Vabbè, c'è una prolunga e la usiamo con la presa. La prolunga con la finestra. Solo il problema è adesso devo recuperare il criceto. Criceto? Senti, criceto, vuoi uscire fuori da lì? Non si può prendere. Ciao, Plunder! Buonasera! Non si fa prendere il criceto. E noi usiamo le maniere forti. Le maniere forti. Vai. No! L'ha preso! Povero criceto, quante ne ha passate. Vai. Oh, Alexio, ti è cascato internet. L'hai recuperato? Mannaggia, mi dispiace. Raccogli il gatto di polvere. Ma che... Sì, l'ho finito, Broken Sword. L'ho finito ieri. Ieri mattina. Il criceto è caldo e impolverato. Dai, usalo. Vai lì e fa partire sto cavolo di generatore. Corri! Yeah! Guarda come fila quel poveraccio. A posto. Quindi qua mi sa che nel futuro ho finito. Vediamo. E se collego la prolunga con la spina. E vai, l'abbiamo attivato. Grande. Quindi qui ci siamo. Andiamo nel passato. Uno che mi piacerebbe molto rivedere è Goblins 2. E poi mi informo, Goblins 2.
Sì, devo scendere giù. Dove stai andando? Mi sa che non l'ho mai giocato io, Goblins 2. Mettiamoci bene, Alicia, che faccio salire. Hai visto, Alexi? Alicia. Doink. Vieni qua. Salute, Bernard. Allora era... Super Lellante giravo sull'Amiga 500 tempo di Monkey Island 2. Ah. No, poi vedo, mi informo un attimo, vedo un attimo. Io intanto devo dare l'ingrediente a sto tizio. Tipo l'aceto. Ok. Aiuto! Sembra avventura grafica, emularlo è molto semplice. Ah, bene, ottimo. Dai. Il penino donato Red Edison. Papà, tu non senti perché ce l'ho io. Sì, non ti preoccupare. Lui chi è? Saluta Alexio. Ciao. Saluta tutti, anzi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. No, non è Giorgio lui. Lui lo sa come si chiama? Samuele. L'ha detto lui. Ah, l'ultimo elemento volevo, non si può mullare. Fammi spazio per lavorare. Mio Dio. Sì, sì, giramela, Blunder. Grazie. Oh, guarda che carino. Che bello. Carino. Poi vedo se riesco a recuperarlo. Che gaffo che ho fatto. Vabbè, tranquillo Alex, nessun problema. Papà, dove abbiamo sei? La super batteria, raccogliamo. Papà, la super batteria. Sei? Stanno arrivando gli inglesi, amico. Ecco, abbiamo la batteria. Toro. Eh sì, è vero, Blunder. Papà, dove sei? Aspetta, aspetta. Allora, abbiamo la batteria. Papà. Qua, papà. Sono questo grosso, vedi? Questo. Dove stava Thomas? Era Thomas, no, quello, no? Stava qua. È un papà, gioco ma così. Ma ieri eri qualcuno. No, non stava qua. Qua. No. Eccolo! Quindi lui ha bisogno di un materiale. Il camice com'era? Impermeabile, perfetto. Gli posso dare questo camice a lui, così ci fa un bel aquilone. Signor cervellone. Non appartiene a qualcuno? No. Mi spiace, ma quell'uomo non ne capisce niente. Un tessuto leggero e durevole come questo... che si sciupa in cantina. Quando avrò finito volerà. Volerà. Il Franco Cottero. Pronto a fare la storia. Dai. Vediamo se riesco a fare la prima botta. La miccia. Allora cosa accenda? Te lo dico per l'ultima volta. Non accenderai niente. Niente. Devi solo spingere. Per tutto il tempo. Come farò a tenerlo così in alto? Che lui è proprio un deficiente. Puoi spingere l'aquilone in aria. Va bene? Ok. Ci sono, spaghettaro. Eccoci qua. Quindi usa la batteria con l'aquilone. E poi... spingi l'aquilone. Vai, ce l'ho fatta! Si muove stranamente, è pesante. Non mollare. Non riesco a controllarlo. Tieni forte, Ben, tieni forte. Sto crollando, sto crollando.
Scappa, scappa! No. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Quello sì che era interessante, sì, ma mi fa vedere quello per un attimo. No, lo sto riportando in laboratorio proprio ora, così potrò studiare i risultati. No, aspetta! Meno male, è cascata la batteria. Non ho capito il tuo nome. Ughi, signore. È stato bello lavorare con te, Ughi. Ti prometto che un giorno che la mia invenzione darò il tuo nome. Dai, che figata! Caspita, grazie! Prendi la batteria. Allora, io c'ho la batteria. Ma mi sa che abbiamo fatto tutto. Dai, abbiamo acceso anche il nostro dispositivo. Quindi. Ah, già, ci serve il diamante. Ecco cosa ci serve. Quindi ci serve un telefono. Questo è... No. Andiamo qui dentro. Papà, ma quale sei? Questo funziona? Papà, ma quale sei tu? Reparto orfi vulgari per papà, lavanda. Ma quale sei tu? Voglio comprare un diamante. Oh. Possiedi la carta di credito? Papà, ma sei c'è un quello? Conto svizzero? Sono, sì, sono quello. Qual è il suo numero, signore? Oddio, non sono riuscito a leggerlo. Molto bene, signore. Spediremo il diamante pronto a esplorare immediatamente. Io gli ho speso 2 milioni di dollari così in un attimo. Ding dong. Eccolo, eccolo il diamante. Sarà meglio portarlo subito al dottor Fred. Subito. Dovrebbe andare bene così. Dove l'hai preso quel diamante allora? È stato donato da un gruppetto di ragazze scout che erano nei paraggi. Davvero commovente. Secondo i miei strumenti tutto è pronto. I tuoi amici hanno attivato le loro unità. È ora di accendere l'interruttore. Fantastico. Madonna, gli stava cascando addosso. Vai, Ughi. Ed eccola lei, Laverne. Ecco qual è il nome, Laverne. Sono così contento che ce l'abbiate fatta. Non vorrei interrompere, ma non c'è tempo da perdere. Ah, te lo devi mettere quello? Adesso siete tornati, dobbiamo papà, procedere col piano originale, ma devi. Lo voglio raffreddare. Dammelo. Aspetta un attimo, dottor Fred. Sono riuscito a malapena a tornare tutti d'un pezzo, credo. Oh no! Tentacolo viola! Non potrei spegnere la macchina del tempo se arrivo per primo. No, fermatelo! Oh no! Niente paura, ragazzi! No, verde, non c'è andare! No, no, non lo puoi fermare tu. Siamo fregati. Forse sarebbe meglio fare qualcosa. Andiamo. No, aspetta. Non potete andare tutti in uno. Troppo tardi. Non avete visto la mosca? Eccolo lì, tentacolo verde. Eccoli là. Siamo un mostro orribile. Fantastico. Bloccati qui per il resto della mia vita. Ad ascoltare Bernard e a guardare Ughi che mangia. Mammina mi aveva avvertito che sarebbe andata così. Aspetta un attimo. È tentacolo verde. Cosa hai detto, perdone? Cosa? Che devo avvertirvi di me? Oh oh. Spegniamo il mio momatico e ti sconfiggeremo, razza di verme smisurato. Il mostro te test, sì. Non crederete mica di potermi sconfiggere. Ma siamo in tre. Cioè, si fa per dire. Ciononostante intendo eliminarvi. Provaci. Tu e quella armata? Questa armata. Cartal!
Oddio, guanti! Però, vedi, mi sono stato molto impegnato. Sono una versione di me stesso dal futuro. Perché? Insieme conquisteremo il mondo. Voi, 10 là. Madonna. Andate giù in cantina e sorvegliate il Memomatic. Ma fate qualcosa! Guarda, guarda me. La camera del comodo 64. Ma no, gliel'ho messo io il disturbo del P-Boy. L'ho fatto apposta, guarda. Vediamo. Zup. Zup. Sono impaziente di poter... Il diminuito... No, quello vecchio. Scappa, scappa. No, proprio dritto in fronte. Va bene, tutti gli altri vengano con me. Prossima fermata, il mondo. Porca vacca. E mo? Ah sì sì, è tornato grande. I tentacoli sono troppo lenti e goffi. Come hanno fatto gli umani a farsi schiavizzare da quei cosi, ma non lo so. Vero, bello Fallout. Concordo. Dannazione. Ding, ding. La batteria non aveva avuto il tempo di ricaricarsi. Ma lo farà. Dai. Guarda che buffo. Dove è entrato? No, non dovevi entrare qui. Dove sei, umano? Non ho niente. Comunque devo uscire da qui. Papà, vuoi quella porta? Qui devo andare qui. Aha! Oh no! Becca di questo. Mio amore picciolito! Bravo, bravo, bravo. Madonna, non ce la farà mai. No, no, dove vai? Vai qua, vai qua. Bravissimo, ora vai qua. Cammina verso il buco del topo. Che ormai ci passi. Yeah. Aspettiamo che ci ringrandiamo. Dai. Il terzo. Stanno dentro il buco. Ma aspetta, ma Fallout quale comunque? Quale dei tanti? Per curiosità. Giochi medi. Devo andare giù? Sì, andiamo giù. Vai. Guarda, si sono messi proprio perfettamente come il 4, ok? Vabbè, ma a me mi è piaciuto tanto anche New Vegas, come anche il terzo, eh? Questa parte è troppo divertente. Spaccali tutti! Li ho uccisi! Dai, andiamo a fermare quella roba. Dai! Solo quello ho giocato, voglio recuperare il terzo. Sì, fallo, fallo. E ti consiglio anche New Vegas, mi raccomando. Che... veramente fatto bene New Vegas. No, ma ripicciolito! Red Dead Redemption per la storia. Quello è un gioco che io dovrei giocare invece, che non ho giocato. Sono d'accordo con te. Lo guardo, lo guardo. Che stronzo! Questo è l'originale tentacolo. Ah, The Last of... Last of Us. Mannaggia. Bello, sì. Parla. Sicuramente la versione futura del tentacolo viola. La maneggi bene quella pistola. Al centro della fronte ogni volta.
Minchia. Sì? Scommetto che non riesco a coprire la tua fronte. Dai. La tua fronte. Bel colpo. Allora, esattamente cos'hai contro gli umani? Sì, aspetta un attimo. Stiamo cucinando nel frattempo. Ci hanno costretto a vivere in questo terribile motel. Ma scusa, ci hanno creato con sembianze goffe per tenerci schiavi. Non sono giochi da giocare con bambini, è vero. Provaci tu a camminare. Oddio, come? Camminare con... Vabbè. Sembra che sia tutto colpa del dottor Fred, infatti. Suppongo che tu abbia ragione. Io non ho cominciato odiando tutti gli umani, solo il dottor Fred. E perché? Per cambiare il numero della pistola laser con Fred? Forse sarebbe davvero divertente. Vai. Dai. Vai, schiaccialo. Uno che mi senti di consigliarti è demonio. È stile questo. Sì, è vero. Ah, beh, l'ho visto giocare a Sam. Ah, schiacciato. È molto demenziale demonio, è vero. Ma smettilo tu e il mondo. Sì. Tutti miei. Che schifo. Tutti miei. Spediscili in Siberia. Stacchiamo qua. A posto. Ma ce l'abbiamo fatta. Guarda che carino. Il nostro lavoro qui è finito. Dimmi, Carta. Siamo all'epilogo? Cosa? È stato più divertente di una tuta. Adesso se credete volete portare le vostre spaventose vesti fuori dalla mia casa. Per favore, dottor Fred. Ci deve aiutare a uscire da questo casino. Non possiamo entrare in un negozio così. Cartel, io non tifo niente. Roma. Sto a Roma ma per lavoro, in realtà sono siciliano. No, non tifo calcio, non me ne frega niente. Siciliano. Come no, io sono siciliano. Allora, il calcio non lo seguo, Cartel. Non tifo né Roma, né Lazio, né Juve, né Inter, né niente. Ma se mi dico di farli troppo. Guardali. Idioti! Sembra che non siate esattamente quell'attrazione che pensavate. Siete solo tre totali imbecilli, bloccati in un vestito. Guarda come diventano rossi, guardali. Ma per davvero mi dice, sì, per davvero ti dico. Eri unne. Siracusa. Cioè, oddio, per la maggior parte del tempo ho vissuto a Siracusa. Però sono nata a Modica. Ho vissuto a Pozzallo, a Forza da Gro. E poi Siracusa. Guarda. Bene, sono contento che questo sia risolto. Sembra che tutto sia tornato alla normalità. Quasi tutto. Tranne che la bandiera resterà così. La fine. È finito. Sì, è finito. Tradotto da Maria Zino, che ha fatto minchiss. Questo vedo, l'abbiamo finito subito. Sì, è buona la cioccolata di Morica. I Morica. C'ha quello zucchero a granelli che è particolare, sì. Veramente buono. Poi mi piace tanto quella peperoncino. Forza da Gro. Io sono di fronte. No, davvero. Ma cosa, Taormina o... Cos'è, la Giardini?
Non mi ricordo. Andavo in quarta elementare quando ho vissuto a Forza Tagro. Qual è il paesino che stava là vicino? Non me lo ricordo. No, veramente. Ah, Taormina, ok. E a Pozzallo andavi a prendere l'acqua con tuo nonno. Cioè, ma fino a Pozzallo andavate. Cioè, da Taormina a Pozzallo è... era tosta la strada, eh. Ah, c'è pure l'orecchio. Sant'Alessio, le tue anni, ok. Ma sotto Forza del Groc c'era un altro paesino che non mi ricordo il nome. Gabbiano con Jessica e per... No, per là, la storia del Gabbiano. Yes, anche questa l'abbiamo fatta. Questa era, vedi, lo sapevo tutta a memoria. Questa parte mi piace, che arriva il tentacolo e si sostituisce... Ah, eh sì, sì, è una bella gita fino a Pozzallo. Questo così finisce, mi sa. Resta così. Pantelleria. No, è tornato? Ah no, non è tornato. Cosa? No, no, niente, niente. È rimasto così. Sotto c'è la frazione di Forza Negro, un nuco parrino. Ah, ok. E va bene ragazzi, dai, questa è fatta, l'abbiamo fatto tutto in una volta. Era, questo lo sapevo abbastanza bene a memoria, mi piace tanto questo giochino, lo conoscevo già tutto tutto tutto. Non come Broken Sword che sono stato una vita, mannaggia, che... ma che era anche lungo Broken Sword, vero? Io adesso vi saluto, passate una buona serata. Vi spammo al volo una cosa. Aspetta, eh. Opla. Io vabbè, penso che già chi c'è qui. Magari conosce già il... Sì, il castello, mi sa, è vero. Per chi vuole unirsi al canale, chi per chi può. C'è il canale Telegram dove avviso sempre quando vado live o se non ci vado. Io adesso mi sa che vado a ostare Andrea, così andiamo a fare un pochettino di compagnia a lui. Se volete restare, vi lascio nelle mani sue. Intanto vi saluto, buona serata e grazie di essere stati con me a farci compagnia. Ciao a tutti.